Queste sono prove tecniche, non è cominciato il podcast. Però già, piccolo spoiler, io non ho voce. I più attenti di voi si saranno accorti che non ho voce. Per fortuna la mia spalla è Rapone. Rapone, tocca a te portare sulle spalle il podcast. Rapone, Rapone, please take me home. Swing low, sweet chariot, coming for... Scusate. Vai Stefano. Ma funziona? Ah, ecco. E questo è quello che deve portare il podcast è... sulle spalle, questo è il suo è... volume. Questo è... Vanno solo i nostri, sì, la che è questa, che è il vostro microfono. Vanno solo i nostri microfoni. E poi vi doppiamo dopo con... Un'ora se noi diciamo, oh, va a merda, e poi... Dopo veniamo anche in cappuccia. Edoardo? Adesso. Sa, 2-9-18-27, la limpidezza di una conduzione migliore. Sa, 2-9-46. Luca. Prova, 1, 2, 3, prova. E Ale, direi. 2-1 per noi. Ah, boh, non mi ricordo. No, continuate a provare. Prova. Di cosa dobbiamo parlare? Prova. 18-27. Prova, check. Pronti. Buonasera a tutti. Benvenuti alla puntata numero 104 di Tintoria. Gli ospiti di questa puntata sono Edoardo Ferrara e Luca Ravenna. Applauso. Ciao a tutti, grazie mille per l'invito. Buonasera a tutti, grazie. Al mio fianco alla co-conduzione c'è Stefano Rapone, dietro la telecamera Gabriele Antinori, in console Dedo, e ringraziamo di nuovo Zalib per la location. Applauso anche a questa entità. Forza Zalib. Zalib, che dobbiamo dire oggi ha chittato per i più sfortunati che non stanno sotto al tendone un mega schermo di là, tipo campovolo. Si può dire, sì, che c'è presente, sì, concerti Ligabue, che ci stanno quelli che stanno in un altro comune, sì, sì, e però vedono il mega schermo e dice sono stato al concerto del Liga. Uguale ma con Tintoria. Pensa che brutto martedì. Eh sì, come Wimbledon. Come che Wimbledon. Che non entrano, stanno sulla collina e guardano. Sì? Ah, vedi, non lo sapevo. Tu sì, sei mai andato a Wimbledon? Mai. No, non ancora. Ci andrò. Però, giustamente. In campo, ovviamente. Certo. Adesso se altri due si ritirano per infortuni, il prossimo è nella lista, ti arriva una chiamata adesso. Sinner ha vomitato. Come stai messo per... Purtroppo questa non è la settimana in cui noi accettiamo battute su Matteo Berrettini. No, grazie. Come mai non purtroppo... accettate battute su Matteo? Su Matt. Perché è un grande e si è fatto male. È un amico di Kashmir, mettiamola così. Oh, infatti, tra l'altro, parliamo di questa cosa. Mi hanno detto che avete iniziato un podcast. Beh, in bocca al lupo, ragazzi. Ci tenevo a farvi personalmente. Beh, crepi il lupo, siamo una startup. E adesso... Beh, perché è un ibrido che ci sta. Nel senso, è una forma di ibridazione fra la televisione e la radio. Che bravi, sì, che siete. Sì, me l'ha detto Freccero. Te l'ha detto con una smorfia di disgusto. Ma sì, che cos'è questa? Una forma di ibridazione. Ha detto questo e io ho capito, è una forma di ibridazione fra la radio e la televisione. Salutiamo Freccero, ospite alla puntata 107, sarà lui se non sbaglio. Dai, Sì, 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 dovrebbe venire. Io quando dico nomi grossi che vengono è una gag, perché questo non è Kashmir e quindi non ci sono veramente. Questo lo dico per... Beh. Piano piano. No, certo, nomi grossi come Edoardo Ferrara e Luca Ravenna, ci mancherebbe altro. Coglione. Ci mancherebbe altro. No, hanno chiamato qui per farci prendere in giro. Ma non è vero. Ma non è vero. Ci stai trattando come più a Medio e Seat Awards. Sì, veramente. Però qui non andate a casa con nessun premio, ve lo dico, esatto. Ve lo dico subito, più Amedeo. Se dovessi scegliere un premio da portare via dopo questa serata, sarebbe senza ombra di dubbio il calzino di Stefano Rapone. Ma che sì, bello. Grande calzino, peraltro indossato da Avril Lavigne nel, sì, video di Skater Boy. Esatto, he was a skater boy, she was a skater boy, he wasn't good enough for her. È un omaggio a Avril, prossima ospite di Tintoria. Avril Lavigne, puntata 100. Adesso non ricordo se viene la 109-110. Aprilia Lavinio. Esatto. Forse come amavo chiamarla. Un two-parter con Avril Lavigne dicendo: Avril, ho capito solo adesso che mi piacevi solo perché ero piccolo. Come la mettiamo? L'hai twittata questa cosa? No, l'ho twittata adesso col cuore. Ah, okay.
Io... Lei recentemente ha rifatto un video con Tony Hawk. Giusto? Davvero? Sì, sì. Cioè, lei era tipo un revival di Skater Boy. C'era lei che cantava la canzone Tony Hawk, quello di Tony Hawk Pro Skater Game. Quello sì, del sì, gioco. Quello dei videogiochi, infatti. Quello dei videogiochi, esatto. Che he was a skater sir. Sì, lui è un po' il baronetto dello skate internazionale. E chi altro c'era in quel video? Un altro personaggio anni 2000 che ho dimenticato. Ma avete ma seguito... tipo quelle cose che si dice, facciamola una cosa insieme. Sì, sì. Qua. O lo dimo sempre, non lo famo mai. Ma famo un video insieme, scusa. Poi 10 anni dopo, alla fine. Sì, sì, oh, siamo riusciti a fare sta pizza. Guarda, so 10 anni che sono dimo. Ma avete seguito? C'è tutta una wave di Tony Hawk che twitta tutte le volte che gli dicono, zio, sembri troppo Tony Hawk. E lui fa tipo, it's me. E loro fanno, no, stop it. Sì, sì, sì. E questa cosa a Tony Hawk, a quanto pare, succede 130 volte al giorno. Pensa. E nessuno pensa mai che sia Tony Hawk. È per il videogioco, penso. È per quello. Per, dici beh, per la mitologia del videogioco, oltre ad essere un mito degli anni 90 e 2000. Però appunto, cioè io Tony Hawk lo identifico più come adesso persona che viene riconosciuta alle persone per strada, che io non ho mai giocato al gioco di Tony Hawk. Sono, non so se no, io stavo giocare. In fissa, io stavo in Prente, fissa. Ma sì, su sì, che console? PlayStation 2 forse. 2 all'epoca. Nel due. Primo sì, c'era, sì, sì, la prima c'era forse 2. Il primo. Quindi da PlayStation 1 a PlayStation 2 c'è stato? No, dalla 2 in poi penso, però non so quanti ne abbiano fatti alla fine. Ne hanno fatti tanti. Lui si continuava a rompere ginocchia nel mondo reale, ma nei videogiochi, ma nei videogiochi questa cosa sì, era assolutamente si sovrasiedeva. Sempre più giri, c'era 4360 c'era. Gradi, Tony. Nel podcast di Andrew Schulz sì. Spiegava che l'hanno intervistato e a un certo punto la casa editrice gli ha detto ti diamo tipo $1 milione, ma tu ci cedi tutti i diritti sulle prossime, sui prossimi rifacimenti e poi ovviamente lui non ha accettato. Lui ha detto no e ha guadagnato un miliardo. Esatto. Esattamente. Allora, una cosa che succederà anche a noi, però poi ci sarà un gioco per PlayStation. Bello. Sulla stand sicuro difficilissimo con i tasti punchline che fare ognuno ha ognuno c'ha le stelline tipo improvvisazione 4 esatto. Guarda che si potrebbe fare capito la Kratork battute sul duce Rapone 7 stelline sì, sì, sì. Capito ognuno c'ha i suoi esatto battute contro le donne Rapone 12 stelline no addirittura oltre le 10 però viva le donne vorrei che sono le donne qui. Ci sono anche alcune donne oggi, tra l'altro, ne ho a vederci. Viste, quindi... ne ho viste. Più d'una. E questo è Tintoria, un podcast prevalentemente femminile. Lo dico perché ho infilato una streak di ospiti maschi che se non arresto entro due settimane... È un problema che ci facciamo anche noi, spesso e volentieri, perché sì. Non abbiamo amiche femmine. Abbiamo molte nemiche donne. È quello. Beh, no, ne parlavo la settimana scorsa con Sandro, Davide e Andrea, che effettivamente... Pieno di figa quel podcast. Esatto, esatto. Dicevo, rieccoci qua, ragazzi, una staccionata di cazzi. Era bellissima, ma è Montale, esatto. No? Sì, era Montale. Bravo. Sì. Bravo che hai fatto il liceo classico, hai riconosciuto Montale. E tu nel trailer la saltavi come il tipo dell'olio non cuore. Mi ricordo esatto. La poesia precisa. Però sì, esatto, sì. Metti la mano su quello un po' più basso e salta. L'olio cuore. Esattamente. No, però dicevamo che comunque siamo in un business in cui ci sono più uomini che donne, quindi poi alla fine quando chiami le persone del business è facile che questi siano maschi. E... Come allora, hai perso la voce? Vuoi raccontarci? Allora, questo, sì, forse io scusate se non ho voce. È una manifestazione femminista. Esatto, stavo a urlare l'utero è loro e lo gestiscono loro, però mandando completamente fuori tempo tutto il coro. Come ha fatto Signorini ieri. Al esattamente. Madonna. Esattamente. Con la stessa eleganza. Siamo contro l'aborto, va bene. Sì, tesoro. Sei l'ultimo, che, cioè, nella scala. Esatto. Di tutti l'ultimo di cui potrebbe parlare di aborto. È vero. Grande. Tra l'altro ospite la puntata 113 di Tintoria. Vabbè, mamma mia, quello è un bell'ospite. Vogliamo un provare ospite. A convertirlo. Non convertirlo nel senso che diventa femminista, nel senso che diventa eterosessuale. Così, no, finalmente. Così la sua misoginia sta al posto giusto. Cioè un maschio etero. Ma davanti al pubblico? Sì, esatto. Cioè, viene... cioè io lo bacio e lui deve fare no, che schifo. questo lui ha accettato. Ho detto okay, va bene, lo faccio. Quindi viene, perfetto. Esatto, cioè, adesso non ricordo il numero di puntata, quella dopo Avril Lavigne. No, ho perso la voce perché, dico perché, ma in realtà le cose sono unrelated. Sono tornato ieri da Copenaghen e a Copenaghen ho perso la voce. Come l'ho persa, Copenaghen non lo so. In Danimarca. Copenaghen, bravissimo, diciamo per gli in amici che diciamolo per gli amici a casa e anche per gli amici seduti qua, loro hanno fatto... appena una doppia puntata di Kashmir, tutti gli stati d'Europa, nazione per nazione.
Ma quindi ci vedete ogni tanto. Una conoscenza della geografia europea. Io sono un fan. Abbiamo fatto un gravissimo errore. Quale? Perché Madonna, non ci sono arrivato. Mi perdonerete se non ho visto tutte e due le puntate. Che errore avete fatto? Abbiamo scambiato per almeno 3 minuti Sarajevo per la capitale della Serbia. Serbia. Un errore che negli anni 90 quando i caschi blu l'hanno fatto anche i caschi blu. Esatto, uguale. Scusi per Sarajevo, ma lei è a Sarajevo. E guarda poi, ma allora dove eravamo prima? Cazzo. Col walkie talkie, no, ripeto. Sì. Con D'Alema sulla barca a vela, mandatene altri. Che divertente. Operazione Arcobaleno, se non sbaglio. Arcobaleno è quella del 99. 99. Ah, 90, infatti. Operazione Arcobaleno, sì. La guerra nell'ex Jugoslavia. Era fondata sul vostro errore. Esatto. E quindi posso dire, tutto sommato, grave abbiamo fatto quello. È stato molto grave. Poi, sui luoghi comuni, se fai una puntata sull'Europa, non puoi... Danimarca, cosa hai notato tu? Allora, posso dire, me li aspettavo più alti e più belli. E alti, per carità. Però, quelli alti sono molto alti. Però mi aspettavo proprio di dire, ok, adesso vado là e sono basso. Invece dicevo, vabbè, alla fine estate qua. Cioè, è chiaro che in media... Tu sei un 80. Un 85. Tu sei però appunto mi aspettavo, vado in Danimarca e vedo proprio, e invece alla fine stanno tutto là. Tutto sommato, tranne quelli alti che sono proprio alti. Le ragazze alte sono proprio alte. Cioè, comunque ti guardano tutte negli occhi e tu dico, che ci fai qua? non sei qui di solito. Loro sono i pugliesi della Scandinavia, però, sì, questo va detto. Scusa, i finlandesi sono... I finlandesi sono i calabresi della Scandinavia, che abbiamo sono detto solo per regioni insultare. Del sud. Abbiamo detto una serie di cose. I finlandesi sono i calabresi della Scandinavia. Inespugnabile, parlano un'altra lingua. Okay. E non so quale altre. Si mangia il ghiro anche lì, arrosto. Ci sta. No, e poi me li aspettavo più belli. Cioè tutti mi dicevano, vai in Danimarca, sono tutti belli. Vabbè, come sempre, ovviamente, ragazze più belle dei ragazzi, ma questo è vero per il 100% delle nazioni del mondo, quindi del anche mondo. Per la Danimarca. E mi dicevo, vabbè, pensavo meglio. Cibo? La razza ariana pensavo meglio. E invece tutto sommato, eccoli là poi. Cibo? Sono castani. E cibo, allora, capitolo cibo. Cibo danese mangiato? No. Che babbone! Scusate, ho chiesto alla mia autrice. No, però primo giorno hamburger atomico che si chiama Gasolin, che non serve promuoverlo, però il Gasolin Burger che sta anche su Netflix e non mi ricordo in quale programma, cioè su hamburger atomico, se andate a Copenaghen che lo fanno finché non finiscono la materia prima, tutto biologico, buonissimo, hamburger pazzesco, prezzi contenuti? Vero? No. Prezzi per l'hamburger secco saranno una ventina d'euro. Madonna. Prezzi danesi, quindi non contenuti. Sì, ecco, i prezzi della Danimarca... Cioè, tipo la pizza di cracco, è tutta un'enorme pizza di cracco. Però buono, esatto. È tutta pizza di cracco senza essere buono come la pizza di cracco. Qualcuno vuole mangiare la pizza di cracco? Purtroppo no, io la vorrei mangiare, sono curioso. Sicuramente buonissima, sì. Penso. E possiamo, secondo me è più buona di quella napoletana. Ecco, lo sapevo. Grazie Edo. Grazie per questo dirlo. Spike nei commenti. Secondo me non è più buona, è la stessa identica cosa. Sono uguali. Sono uguali, sì. Identiche. Ma la pizza di cracco è tipo scomposta, come si chiama? Pizza con ingredienti matti che costa molto all'interno di un menù di degustazione di uno chef stellato, quindi che doveva fare sto Veneto. Scandalo, esatto. Quindi certo, quindi 30 euro di pizza. Certo. Però la Danimarca, beh, Copenaghen, tu mi dicevi ci sei stato in gioventù. Sì, ci sono stato tanti anni fa. In Interrail? In Interrail, sì, a 20 anni. Pazzesco. Sì. E che ricordi hai di Copenaghen? Una città molto grigia, con questa metro che sembrava Blade Runner. Sì. La metro è stranissima, vero? La metro che non capisci dove finisce la metro, dove inizia il treno. Esatto. Piccola curiosità, ci sono tutte le stazioni che hanno la barriera antisuicidio. Uno si chiede come mai. Chissà come mai c'è questa... Come loro Belluno. Preventivamente l'hanno messa. Come la metro C. Come la metro Anche C. Lì. Uguale. C'è la stessa Infatti, cosa. Roma perché... Est, la Danimarca, se vuoi. Lazio. Esatto. E, no, che dire, mi ricordo... Sì, una città super efficiente. E, dormivamo in ostello. Ci svegliammo al suono di un ragazzo che si faceva una sega nel bagno. Sì. Ho questo ricordo vivido. Mi fai da solo il suono di una persona che si masturba a una parete di distanza. Quindi, cioè... Tu immagini di camerata dell'ostello, bagno, sì. E c'era dentro questo ragazzo che faceva dei rumori che, come vedi, ricordo nitidamente dopo Posso 18 anni. A... Sì.
E alla puntata numero 103 di Tintorri arriva il momento più alto del podcast mai più raggiunto. Sì. Ma magari ricordo questa sveglia. Stava facendo proprio questa cosa. Stava là. Sì, sì, in realtà no, infatti forse ho sbagliato. Adesso faceva anche lui un podcast e gli era successa questa cosa. Stefano però... ride e non dice niente perché era lui. Ero io. Ero anche io a Copenaghen in quel periodo. Sì, sì. Ricordo, questo è un ricordo orribile di quella vacanza. Ma mi parli di Cristiania, perché tu fosti giovane, mi parli di Cristiania / Cristiania. Ma Cristiania, se vogliamo, è un po', che dire, il centro sociale, la strada di Copenaghen, però è grande come un intero quartiere. Sì, molto bello tra l'altro, vista mare. Cioè molto, come zona molto, molto richiesta. È vista mare? No, non credo. Perché c'è un terrapieno, però se fai così, dove io sono andato a fare pipì, ho fatto, oh, questo è il mare. E pisciato nel mare del nord. Ho appena a bordo mare del nord. Vedi, io per esempio questa cosa l'avevo rimossa completamente. Perché tu hai fatto l'errore che si fa quando si va da adolescente a Cristiania, ti sei fatto le canne. Io da vecchio lupo di mare a 31 anni, nonostante alcune persone con cui sono andato hanno comprato la marijuana, io ho fatto un tiro e poi ho detto sto. Signore. E quindi mi sono goduto il resto della vacanza senza entrare in un baratro di terrore. E hai fatto benissimo. Perché poi comunque sia Cristiania, quartiere bellissimo di Copenaghen, zona libera, loro dicono siamo indipendenti, hanno anche una sorta di indipendenza che gli è stata riconosciuta, però poi come si traduce questa indipendenza? Che ci stanno i magrebini che ti vendono l'erba, cioè questa sì, è la loro indipendenza, cioè i chioschi dei magrebini che ti vendono l'erba, anche qualche danese, però principalmente magrebini ti vengono l'erba, e tu dici beh vabbè, cioè non è che sarà la rivoluzione, come dici, tutta, tutta Europa fanno la stessa cosa, solo qua c'è... No, il ragazzo dice San Lorenzo. Ma sta invocando il santo? Sì. Stai paragonando Cristiania a San Lorenzo. Lui è molto devoto. Esatto, solo che a Cristiania non gli fanno i raid i poliziotti. Guarda, no, anzi, ti confermo che vivendo a San Lorenzo non fanno raid. Vero. E allora la nostra Cristiania. Ma io mi ricordo c'erano dei esuli tibetani. Forse quando ci sei andato tu, il tema del Tibet era ancora forte. Sì, esatto, cioè perseguitati politici. Rifugiati politici, e chissà se anche lì facevano tipo le manifestazioni a Cristiania, vogliono fare una spa, esatto, vogliono fare un ipercop, che comunque sempre l'ipercop, in Tibet volevano fare un ipercop, no, non lo so, su però sai che queste Tibet. Zone sono sempre minacciate, no? Poi da speculazioni immobiliari, anziché Cristiania rimane lì. Ma non vogliono fare pure là il Carrefour? Allora, gliel'hanno chiusa un po' di anni fa e poi gliel'hanno riaperta. E poi c'è stata perché la... Meno male. Pure i danesi. Ma la voce l'hai persa perché hai urlato. Allora, giusto, pazzo. Bravissimo. Basta Todis a Cristiania! Esatto. Ti sei no, unito l'ho persa misteriosamente. Mi sono svegliato una mattina che non avevo più la voce. Come la sirenetta. Si vede che hai fatto una puntata però, su tutti i paesi in d'Europa. In cambio ti ha dato queste bellissime gambe. No, eccolo qua. In realtà mi si è portata via un piede, perché la stessa mattina sono svegliato che zoppicavo visibilmente. E allora è sirenetta. Perché sei innamorato del principe di Danimarca. Che tra l'altro quanti anni avrà il principe di Danimarca? 60, perché chissà quale disfunzione mentale avrà come sì, tutti sì, che c'ha i nobili del la mondo. La regina è una che sembra, sai... Allora ci sono le amiche strane di tua madre, mm-hmm. E poi ci sta quella che non invitano manco loro. Se tu vieni a fare la regina di Marca, quando arriva quella che tu sei strano imbarazzo, che tipo odora di caramella e gatto. Quella è la regina di Danimarca. Ursula, sì, però Ursula con Ursula troppo magra, Ursula eroinomane, ecco. Ah, ecco, un Ursula eroinomane. Ursula ex eroinomane. Che poi è la nuova sirenetta, la prosecuzione nel nuovo sirenetta. Io ho una domanda sulla Danimarca. Ti prego. Sì. Ma c'è un, anche a te la faccio, c'è un dolce, no? Anche che si compra a San Lorenzo, in queste, in queste cornetterie, che si chiama il danese. Il danese. Danish. Che è appunto tipo una, come si può dire, una cosa tonda con dentro la crema e... delle palline di cioccolato. Non dentro, fuori la crema fuori. Cotta e le uvette. Anche il cioccolato anche certe il volte. Cioccolato. Però cioè, non è, sono delle palline comunque. Ma non toccatelo sui dolci. Sì, veramente questa golosona di Stefano Rapone. C'è in Danimarca il danese. In Danimarca c'è il danese. O è tipo la pasta bolognese, che a Bologna non c'è. O tipo le French fries. Bravo, che in Francia che non sono esistono. Belge. E c'è il danese. Io, come vedete, è come se non avessi esperito la Danimarca. Guardo tutto il tempo la mia ragazza dicendo c'è il danese. Cioè, te hai mangiato solo hamburger 4 giorni. Io non sono un gran dolciaro.
C'ho, manco io, c'ho sì. C'ho però un danese in Danimarca, prenditelo. Ma però che abbiamo preso? Non era quella cosa lunga che abbiamo preso, non era una sorta di danese. Era il romano. Esatto. Era, abbiamo preso un maritozzo. Maritozzo. Da Regoli, l'hai portato. L'ho portato là in volo. Comunque sì, no. Ci sarà, ma io non l'ho mangiato. Avete volato con che compagnia? RA, Ryanair. Ah. Certamente. Certamente Ryanair, anche perché non so se già l'Italia ha riorganizzato i voli. Lui l'ha preso. Io ho preso ITA. Ma per Tovenhaven. Tovenhaven. Che cosa? Come chiamano loro Copenaghen? Non lo so. No, non so se vola. Dove sì. Tu dove sei stato? Però? Ad Amsterdam. Tu sei stato ad Amsterdam. Sì. La Copenaghen non sono andato a vedere i musei. Senti, hai volato ITA? Vero, sono andato davvero a vedere i musei. Ho volato ITA, sì. E come si vola su ITA? ITA è come all'Italia, con meno soldi e più rabbia. Questa è... speciale. Sì, ITA la definirei così. Che quindi se fosse una pugile avrebbe proprio quello che serve per arrivare in vetta. Invece una compagnia di bandiera... Questo però lo dice Barbero. Questo lo potrebbe dire Barbero. Che questa dovrebbe venire ospite a Tintoria. Che è ospite del 108. È la seconda parte di questa puntata. ITA è incredibile. C'erano i piloti che sembrava che fossero tipo dei fornai messi a pilotare. No, ma hanno fatto degli errori tipo cioè che io non avrei fatto. Hanno, e non ho mai pilotato in terza. Ma te lo giuro. Cioè, tipo a un certo punto salendo in aereo, io tipo vedo che tutti quanti portano il trolley. E io penso: vabbè, è evidente che a un certo punto l'aereo si riempirà. E mentre salivo in aereo, sento il pilota che fa. Io non ho capito perché a qualcuno non gli hanno fatto un barcare trolley, perché aereo si riempie, glielo dire infatti. L'ho pensato anch'io un minuto fa aspettando il volo. Arrivato dentro ho visto che c'erano i trolley su tutte le cappelliere, non c'era più un posto libero, quindi sono schizzato all'ultima fila. Ho messo il trolley nell'ultimo posto rimasto e tipo ho spostato delle bombole d'ossigeno che destinate a un cardiopatico. Un safety dog, sì, di qualcuno. Esatto. Leva questo. L'ho messo dentro e mi sono seduto e tutti gli altri saliti dopo di me. È successa questa rivolta popolare perché non c'era più posto nelle cappelliere, perché l'avrebbe capito anche un bambino. E quindi li hanno fatti scendere dall'aereo, imbarcare i bagagli e risalire. Siamo partiti con mezz'ora di ritardo. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Ma che è tipo i pullman che aprono sotto. Esatto. Così. Bravo. Esatto. Il capitano ha detto: sì, ma così è. Benvenuti sul Flixbus con le ali. Siamo l'ATAC dei cieli. Fra due ore faremo uno stop all'altezza di Francoforte. C'è cioè l'autogrill di Francoforte. Per fare una piccola pipì, se volete. Abbiamo scelto questo perché c'è sta il McDonald's. Come, scusa? L'ho trovata in forma ITA, comunque sì. Può dare grandi soddisfazioni. Ma si mangia pure come vera qualità. Non sono un Roma Amsterdam, immagino, non ci sia. Ti vendono le cose, gratte e vinci, le cose. No, ma non fanno niente, ma è come se fosse, volano per inerzia, vengono. Baghdad, è una città bombardata. Solo che deve... su Ryanair, credo. Sì, solo su Ryanair. Chissà se qualcuno ha mai successo un SUV della Porsche. Sì, si è messo a urlare da fondo aereo. Vittoria, cazzo, Peter Cagliette! Mai successo. Vinto una casa a Palma di Mallorca. Un pischello a caso che vince un Cayenne su Ryanair. La storia più bella del mondo. Questa è la rissa che si crea dopo per sì, perché lui non può scappare. A quel punto di altro che tabaccaio napoletano. C'è lui col vincente. E tu quando l'aereo a terra, che ce l'hai in mano, ha vinto. No, ma secondo me dirottano l'aereo. Cioè tipo il pilota: ho in mano un biglietto vincente Ryanair. Ospedale, come si chiama l'ospedale di Firenze a cui vanno tutti i soldi dei gratta e vinci di Ryanair? Ah sì, sai che non lo so. Mayer. Il Sandro Mayer di Sandro Firenze. Mayer. Davvero? Vanno tutti a Firenze. Ti stacchiamo la corrente se non ci fai terra. E senti, Amsterdam come l'hai trovata? No, Amsterdam informissima. No, ma c'ero stato due o tre anni fa. L'ho trovata... Ah, quindi proprio... abitué ormai. Aspetta, sono sempre andato a vedere i musei. Il museo di Van Gogh merita una... No, è una città... No, è molto bella, E no, adesso fa ridere quando ti rivedi e penso io ero quello a 16 anni. Ah, ok. Fa ridere, perché comunque vedi gente che è incredibile che sia ancora lì, viva, che possa raccontare quel weekend. Sì, sì. Vedi, quello è uno dei miei grandi rimpianti della giovinezza, non essere andato ad Amsterdam quando avrei dovuto a 20 anni, 18 anni. Però non è mai troppo tardi. Tu te ne vai al Bulldog adesso, a sì, 30. Uno. Ma uno. Lo scambiano per uno della, del, per un poliziotto. Per il preside del Bulldog. Sì. per uno zio che è venuto a riprendere il nipote ad Amsterdam. Sì, sì, tua sì. Madre è preoccupata, piange sempre. torna con me, ho preso due biglietti. Povera tua madre. Esatto. E tu vai lì, no, ti metti a 31 anni al Bulldog, sono solo pischelli, anche qui, pugliesi di 16 anni, avvelenati,
avvelenati, sono drogati come Miley Cyrus nel... E vai lì, ti prendi anche, magari secondo me ti fai un bel personale di White Widow, che peraltro so che non vendono più, o la Purple Haze o White Widow non la vendono più, mi è stato detto. Ma lì perché qualcuno sarà più esperto di me, dice che è morta la pianta madre. No. Però non lo so, ma si ha detto è estinta Tahir, non la so White Widow. Sì, dice che si è estinta per sempre. Ma no, è una cosa di razzismo. Ah, il razzismo era... inverso è arrivato alla White Widow. Perché esatto, era perché white heterosexual Black Widow, plant. Esatto, era certo. White heterosexual cis plant. E vai lì, secondo me ti fai il letto di White Widow, poi sopra ti ci metti un po' di funghetti proprio a, a coprire, e ti vai a fare una bella passeggiata ad Amsterdam. Perfetto. La notte, sì, vai nel quartiere a luci rosse che già non ti mette l'ansia come quartiere. E vai tranquillo. Puoi comprare, che ce l'hanno buona, l'ecstasy da quei ragazzi che la vendono lì che sui canali. Che secondo me ci sta a quel punto. E ti dico che è un bel weekend da trentenne. È un bel weekend da trentenne, e però i postumi del weekend da trentenne durano fino ai 42 anni e mezzo. Esatto, c'è un problema di ripresa. Esatto. Che se a 16 anni ti bastava così di dormire una notte, due ore in più, a 31 è un po' più complesso. Mi torna la dopamina a 56 anni, eccomi! Sì, oh, esatto. Puoi seguire il tracciamento della dopamina, tipo guardi è ancora a Marsiglia in questo momento, la stanno caricando. Quando domani tuo figlio, esatto, quando tuo figlio dice papà posso andare ad Amsterdam adesso? Ah, e torni ad essere felice. Sì. No. Ma Stefano, noi che siamo rimasti a Roma, cosa ci raccontiamo? A Roma? Com'è andata? A Ponte Lungo? Bene. La Venezia del Sud, Ponte Lungo. Sì, Ponte Lungo. Sì, sì. Che è successo a Roma non so, di recente? Fare un po' di confronto con questi viaggi. Con questi viaggi. Ah, continentali, ho preso bellissimo. L'autobus. Quale? Quello l'ho preso, il 85. Non è successo niente, non mi hanno neanche controllato il biglietto. Posso farti una domanda? Tu sei abbonato? Certo. Domande annuale? Annuale, certo. Si risparmia. Quanto costa? Metà. Quanto costa l'abbonamento annuale? 250. Fresca. Però se tu ti compri quello mensile ogni volta che so 30, ah, certo. 34 30 mi sa. Passa euro di più. E insomma, come così vivi si il fatto di avere 35 anni e avere l'abbonamento? Milione di lire. Per l'abbonamento? Sì. Beh, posso andare alla metro quando mi pare. Io vado là, tutti mi conoscono, ciao, vanno, il solito. Dico. Il solito sarebbe una corsa. Certo. Corsa Ottaviano. Certo. Il solito per il ragazzo. Bip. Scale mobili funzionanti? No, no. No, quello ecco, una cosa che io non capisco, perché le scale mobili non funzionano mai? Mai. Cioè, chiedilo comunque al tuo sindaco. Chi è? Michetti avevo dato, no? Tu, sapevo. Vedi, occhio però che mi viene a tintoria fra una io settimana. Io avevo dato Pippo Franco. Scusa. Ma tra l'altro questa storia, noi volevamo chiamare Pippo Franco, poi c'è stato lo scandalo del... doveva venire a tintoria, doveva serio. Veramente venire a tintoria. Era il momento giusto perché... C'erano delle conversazioni volevo chiamarlo. No. Veniva a redimersi dopo quella Pippo Francata che ha fatto. Questa. A me mi dispiace tanto. Ma io c'ho sto naso, non mi bastano due tamponi. Massimo D'Alema! Guarda, avesse detto così sarebbe stato strepitoso. Sì, però questa cosa delle scale mobili, ecco, io non capisco, perché capite, cioè, se pure non funzionano, lasciatele come scale. Ah, cioè, bravo, uno, questa è una bella provocazione. Cioè, scende. Fateci scendere. Ah, è capito? Vero, sì. Invece no, tutte bloccate. Ma sì, io ho sentito varie leggende metropolitane sul perché si rompono sempre, e il motivo è che tipo le aveva costruite o comunque una ditta spagnola che poi è fallita, e solo questa ditta spagnola, che è come la White Widow, è morto l'amministratore delegato madre, c'ha tipo il grasso giusto per oliarle, o comunque anche solo il foglietto delle istruzioni per ripararle, spagnolo. Quindi ogni tanto si rompe tutto e si ripara ogni volta da zero, ogni volta arriva uno e fa e qua che è successo e smonta tutto e fa ma qua è un casino, e ogni volta per ogni scala mobile ci vuole di nuovo il genio italiano per riparare. Certo. Cioè il grasso lo vendono solo a Siviglia in un negozio grasso di patatine grasso è certo, è legale di venderlo solo in Spagna. Sì. Ma azienda del bassista degli Scapè, esatto. Vinse l'appalto. Comunque lega legalizzazione, però ha scannato più tori lui. Certo. A sangue freddo, quelli che ce la facevano alla corrida lui faceva no, no, oie, come si dice, not today, vorrei pa, pa,
lì freddo. Ti ricordi la canzone contro la corrida degli Scapè? Loro? Ve la ricordate? No. Qualcuno se la ricorda? Gli Scapè fecero una canzone contro la corrida. Vedo un pubblico giovane. È la vergogna desta nation. Io le ricordo molto bene, ragazzi. Adoro che nessuno sa chi sono gli Scapè. Bellissimo. Avete sentito invece il racconto del nonno Edoardo con il suo bel gruppo un gruppo ska, ragazzi. Faceva gli accordi in levare, ma li faceva forti, eh. Era una band spagnola che loro venivano all'MTV Day. Ah, guarda. Sì, sì, come no. La line up 99 posse. E va bene. Iguano Apes. Che comunque i Sub Augusta, come i Subsonica, i Pancreas anche e poi gli Scapè che chiudevano. Bella serata. Quante risate ci siamo fatti. So che lui non si è ancora fatto un bidet. Tra l'altro tutta quella line up nessuno crede nei vaccini, questa particolarità dell'MTV Day. Forse la sarebbe una grande delusione. La cantante di Guano Apes, non so, forse no, lei c'è. Rice. Beh, loro speciali. Big in Japan. Speciali. Stefano, ti ricordi quella cosa che avevamo detto? Che stai bevendo, Stefano, scusami? Della succo di ananasso. No, è birra. È una birra che ha Golden nella... Ah, è la Golden Ale, famosa. Sì, quella di cui ti hanno chiesto prima, vuoi la Golden Ale o la Peroni? E tu hai detto senza esitare, dammi la Peroni. Ma a proposito di Peroni, sì, io la butto lì. Come si fa ad averne un'altra? Guarda, secondo me se dici nel microfono potrei avere cortesemente una Peroni e poi Tintoria, il podcast migliore d'Italia. Allora, si è già mobilitato un ragazzo. Cortesemente. Quindi. Ah, è già andato. Per i privilegi accordati a Luca Ravenna. Esatto. Grazie mille. Grazie. Ma invece su Kashmir come si fa ad avere una birra? Noi non beviamo. Noi non beviamo gli altri su Kashmir, due... a differenza di quelli di Scusa, Tintoria. Scusa, quei bicchieri che vedo lì, che cosa c'è? Crodino? Crodino. Crodino. È Crodino. Ma questa è una fake news? No, no, che no, sul serio, è Crodino. Ma anche perché noi registriamo la mattina, quindi bere la mattina un po'. Ah, voi registrate la mattina? Beh, sì. Noi siamo i comici 10 di mattina. Più straight edge. Come è? Podcasting la mattina, vedi? Molto interessante. Sì, sei più super fresh. Sei più sharp. Ma riscontrate che l'ospite ha più difficoltà ad andare in posti profondi e deep perché è mattina e vuole parlare di business? Oppure invece sembra che tiene fuori? Non è che è tipo una seduta con Muccino quando è venuto, fatto dei particolari problemi a entrare. Come stai, Gabriele? È andato da solo per una delle venti. E con Edo abbiamo poi tu puoi tagliare delle parti. Ah, questo è un altro tema di cui volevamo parlare. Okay. Tintoria, il podcast della verità, non taglia niente. Allora, Kashmir, essendo... il podcast della finzione. Allora, in Kashmir noi c'è una persona, una motosega che viene, che prende e fa pezzi il girato. Abbiamo detto, abbiamo girato troppo, quindi togliamo una parte. No, non posso tagliare quello che vuoi. No, no, fatto, ho detto in modo elegante. Ma e questa era la domanda che volevamo fare, ve la farà Stefano, che lo sento un po' escluso. No, perché io sto ascoltando il mio podcast preferito. No, infatti. Questa è live listening. Certo. Che incontra un altro podcast che ascolto, che Tintoria. Certo. Ascolto perché sto qua. Mi stacchi il microfono 2, per favore. Continuiamo noi, ragazzi. No, vai Stefano, fai la domanda. No, voi tagliate delle cose ogni tanto. Molte cose. Qual è la cosa più compromettente che avete tagliato e che volete raccontare qui oggi davanti in un podcast che non si può tagliare, che va su YouTube, esatto, comunque, che tanto ascolta meno gente, diciamo la verità. Questo purtroppo non lo posso negare, i numeri sono lì. Ma guarda, sono ascolti differenti. Guarda, su Google Podcast c'ho una nicchia che oggi mi ha scritto uno, su Google Podcast si sente basso. Io ho detto, guarda, non so cos'è Google Podcast. Che vuol dire il basso? Non lo so, dice qui si sente un po' basso. Effettivamente è un po' basso. L'ho alzato, no, le ultime due le ho alzate. Alziamo il volume adesso, così guarda, sembra che c'è la cosa. Ma lo alzo io. Qual è? Non mi ricordo la cosa più. C'è una puntata intera che noi abbiamo tagliato. Perché tagliato una che puntata avete tagliato? L'abbiamo tagliato una puntata di Netto, perché si chiamava Mai Dire Podcast. Noi facciamo la parodia di altri podcast ed è arrivato con un'antipatia assurda, una spocchia, grande spocchia, la spocchia data da chi era, diciamo, in una posizione bassina su Spotify, erano cioè, tipo tali, no, certo, buona, sì, alta, sì, però comunque insomma. Poi hanno cambiato l'algoritmo di Spotify il giorno che doveva uscire la puntata o il tornati prima, a casa, e siamo arrivati primi, e a quel punto abbiamo detto non possiamo pubblicare una puntata dove sbertucciamo gli altri podcast. Ma la
la pubblicherete postuma. Cioè, dopo che siamo morti io e lui? Sì. Speriamo, cioè, speriamo l'anno prossimo di sentirla, insomma. No, volevamo pubblicarla a pezzi questa sera, poi l'abbiamo risentita e ci siamo detti che non... No, nel senso che... Non era niente di esagerato, però boh, ci siamo fatti un po'... Vabbè, ma cioè, se può fare, cioè magari... Abbiamo preso in giro i podcast più famosi in assoluto, sì. Quindi... Dimmene tipo quali, tre. Esatto. Prendevamo in giro, ovviamente Muschio Selvaggio. Certo, che sono amici, dovrebbero venire tra due puntate. Tra due puntate. Barbero. Barbero. Certo. E Mia Ceran. Mia Ceran, Canale di Venti. Canale di Venti. Che cos'è Canale di Venti? Canale di Venti è... Sofia Viscardi. Sofia Viscardi. Ah. Se ti sei scordato cos'è il sesso, allora te lo... puoi ascoltare Canale di Venti e ricordarti. No, e poi soprattutto Vengo Anch'io. Perché che fa... cos'è Vengo Anch'io? Vengo Anch'io un podcast che vi Vengo farebbe... Anch'io, questo noi veramente lo consigliamo a tutti. Non so, mi dispiace fare pubblicità in un altro podcast all'interno del vostro... No, però Leni, la conduttrice, merita un po' di pubblicità. Noi un giorno ci siamo trovati in macchina, e io sono salito in macchina sua, perché io non ce l'ho, e ci siamo messi a sentire questo podcast che si chiama Vengo Anch'io, e sai quando sei cammini di fianco a una macchina a volume molto alto, quindi senti quello che si sta dicendo dentro. Amo, io e Edoardo guardavamo fissi nel vuoto mentre questa sessuologa signora parlava della stimolazione del clitoride, come se tua madre a cena a metà di una bistecca dicesse: ma posso parlarti della stimolazione del clitoride? Sì, quello però in Iran. Cioè, una roba... Quello sarebbe clamoroso. No, era una cosa incredibile da sentire. Era un misto di così anzianità rapportata... Cioè, non so, si parlava di orgasmo femminile in una maniera che a noi, non so, ci ha un po' sorpreso. Sì, perché un po' tanto. Non sembrava che fossimo in un paese libero in cui... Cioè, sì. Se ne parlava comunque con un pudore. Come in un podcast cosa... che si chiama Vengo Anch'io. I brividi che genera l'orgasmo. Ed eravamo io e Edoardo che guardavamo senza dire niente. Sì, su Via Tiburtina. Quelli abbiamo preso in giro un po' questi qua, abbiamo fatto il podcast Vengo Anch'io, però in versione maschile, cioè come se no, noi quattro no. No, esatto, e come se noi quattro adesso iniziamo a parlare. Ma quindi Daniele, il tuo primo orgasmo, allora, è stato traumatico? Ti posso dire una cosa? Sentito? No, è stato dolce. Anzi, la mia risposta è: io non ricordo il mio primo orgasmo, forse l'ho rimosso perché mi vergognavo. Tra l'altro no, l'ho rimosso perché era perso in un miliardo di seghe. Non ricordo proprio il momento esatto in cui è successo. Stefano, a Copenaghen. La stimolazione, vuoi raccontarci com'è per te? Di che tipo? Per giungere all'acme del piacere. Ma per me dici? Sì. O per altre persone? Adesso tu non puoi entrare neanche in un podcast del genere perché inizieresti a fare questo tipo di domande alla povera sessuale. Alla povera Leni. Cioè, probabilmente tu iniziaste a scoparla mentre va al podcast. Probabile, sì. Ma è una signora piacente. Sì, sì, è piacente, sì. È piacente. Una signora e da un piacente. Podcast non si vince. Però. Piacente come poteva essere la tua professoressa di geografia al liceo. Ma comunque. Geografia te la prendi. Si faceva geografia al liceo? Sì, i primi due anni. Sì. Storia e geografia. Io non l'ho fatta. Incredibile come materia poi la geografia. Cioè, aveva il permesso dei genitori, usciva fuori allora di geografia. No, noi non crediamo a questa roba. Cioè, i genitori di amore facevano gli strani fricchettoni. Cioè, non era la religione, erano contro la geografia. Aveva la labirintite. Non l'ora alternativa dove andava da un professore gli spiegava: no, questa è la geografia canonica. Infatti, però noi Stefano è cresciuto anche... dicendo: sono Stefano, abito a Lubiana. I miei genitori. Gli spiegavano la terra cava a lui. Sì, sì. E, quindi sì, insomma, geografia. Comunque no, ve lo consigliamo, Vengo Anch'io. È una signora che parla di come si fa all'amore. Sì. Cioè, perché Vengo Anch'io, ok, top. Ma tutto il podcast, cioè quante puntate sono? Cioè, però, una volta che hai parlato della stimolazione clitoridea, diciamo 60 ad oggi? Sì. Madonna, quante cose non so. Si parla sempre di orgasmo femminile. Tutto 60 femminile. 60 gli uomini sono considerati uno strumento. Dei tools. Sì. Anzi, più spesso e volentieri si parla degli strumenti rispetto a quanto si parla. Ah, certo, sì. Cioè, ci mancherebbe altro. E però... ogni tanto però intervistano anche un uomo. Ah, esatto. Sciccheria. Che va lì a espiare le sue colpe, esatto. Vengo anch'io. Che muore per i nostri peccati. Sì. Non so niente, non so cosa sono le labbra, non so cos'è. Sì. E quello fa: ah, sei una merda. Lui, sì, sono una merda.
Quello è, l'abbiamo preso in giro. Tant'è che noi stiamo prendendo in giro un podcast che ha 60 puntate sull'orgasmo femminile. Noi probabilmente dopo metà della prima puntata diremmo, da lì in poi è tutto nuovo per noi. E comunque sì, sì, certo. Non lo sentiamo, ma lo prendiamo in giro. Guarda, ti sfido ad ascoltarlo appena sveglio col caffè. Poi vedi come... Non bevo il caffè perché altrimenti era perfetto. E quella è la puntata che abbiamo tagliato. Altri quella sì, tagli quella clamorosi, la... sono tutte battute, la uscite male, esatto. Un po' grevi. Però adesso potreste rifarla con il senno di poi, no? Sì, ora che siamo scesi. Sì. Ora che sì, sì, sì. Ora che siamo riscesi si può. Ma l'algoritmo di Spotify, sì. Chi è questa persona, uomo o donna, o comunque si identifichi, che dice tu, qua, tu, di là? Cioè questa cernita che viene fatta all'inizio. A un certo, quando noi abbiamo iniziato a dicembre l'anno scorso era molto chiaro, cioè il più sì. ascoltato è il numero uno. Quando siamo saliti in testa e c'è stato effettivamente un cambio fra il numero di iscritti nuovi, l'ascolto dell'ultima puntata su Spotify, sugli altri canali non ne ho idea. Quindi è, cioè, proprio c'è, ma è uno stregone? Cioè tipo è un essere umano? No, beh, credo... beh, vabbè, però dietro l'algoritmo c'è sempre qualcuno che decide, che preme play. Comunque c'è una scelta politica. Dietro credo... un grande algoritmo c'è sempre una grande persona. Bravo, esatto. Persona di qualunque sesso. Una grande CPU c'è sempre, sì, un grande, esatto, algoritmo. Ma guarda, secondo me funziona che comunque c'è sempre qualcosa, cioè l'algoritmo da qualche parte deve andare, quindi credo che dietro ci sia una persona fisica che dice a questo punto... preferisci i comici di destra, il rapone sale il prima, capito? Certo. Cioè il primo posto. Poi preferisci i comici che appunto sempre odiano le donne, e il rapone, esatto, e risale di nuovo. Allora speriamo che mettano presto questi algoritmi, perché rapone, eccolo qua. No, tra l'altro questo mi dà l'assist per una domanda che volevo farci a tutti noi. Sono contento che siamo quattro uomini su questo palco per parlare di questa cosa, ma con la morte, queste donne, qua, esatto, con un pubblico che non oserei definire di testimoni a questo punto. Perché, volevo chiedervi, perché mai, che cos'è che mi fa così tanto ridere del Duce? Ecco, lo diciamo stasera per essere chiari. Perché il Duce, sì, mi fa così tanto ridere? Che perché non c'è quasi nulla che mi fa ridere così? Ma secondo me è perché siamo a Roma, può essere questa cosa. Oh, guarda, bella provocazione, però anche all'Aquila io ridevo molto del Duce e dello strizzare l'occhio al fascismo. Ma lui è andato sul Gran Sasso a nascondersi, ci ha costruito certa, tutta, ci ha fatto pure il fio che mostra su Rai 1. Salutiamo tra l'altro Bruno Vespa. Bruno, scusa, scusa. Diciamo poi la full version Bruno Vespa, perché la madre Bruno Vespa lavorava sul Gran Sasso mentre ci stava egli. Ma mentre ci stava Raccontala che te la sai, che roba di casa tua. Allora, la madre Bruno Vespa lavorava sul Gran Sasso mentre c'era imprigionato ingiustamente Mussolini. Lavorava dove? Una gag. Lavorava dove, però? Sennò sembra che lavora. Cioè... Lavorava nell'hotel in cui era imprigionato. Nell'hotel. Che credo si chiami Hotel Gran Sasso. C'è ancora la stanza del Duce. Quando ero bambino, io quando andavi a Sciarra. È una stanza secondaria, cioè una doppia. Che paghi di più per dormire, esatto. A proposito di il solito, quando Daniele Tinti pernotta al Grande quando Hotel Gran Sasso. Quando vado a Campo Imperatore, non deve manco con la salsiccia e la scamorza, esatto, e si dorme. No, c'è ancora l'hotel, però insomma la madre lavorava là, e se voi vedete Bruno Vespa e le foto di Mussolini sono la stessa persona, solo che uno c'ha i nei. Però sono identici. Sì, sì. A Bruno Vespa questa cosa è stata fatta presente varie volte. Bruno Vespa, che tra l'altro ha fatto il mio stesso liceo, adesso non per vantarmi. Ah, beh, allora. L'unico classico dell'anno. Sei nipote. E lui dice: no, in realtà mia madre ci è andata a lavorare un anno dopo che il Duce è scappato. Quindi i conti non tornano. A me questa mi è stata cazzata, dico la verità. Perché io invece sapevo che i conti tornavano perfettamente. Pure secondo me i conti tornano. Ed è identico. Ci stanno anche dei video di estrema deferenza di Alessandra Mussolini nei confronti di Bruno Vespa che fa delle battute su Rai 1 dicendo: no, poi a te figurati, certo, te di tutte le persone. Fratello, comunque oramai non farebbe neanche più scandalo, visto che oramai esce fuori Mussolini al mese. Ma che, certo, chi gioca nella Lazio, potessi chi avere è un Mussolini al mese, c'era anche la canzone con Fratelli d'Italia. Alla fine siamo pieni di Mussolini in questo paese. E perché questa cosa mi fa ridere? Ma perché Roma, mi fa ridere? Roma fa così, no, ridere. Guarda, me, che a far ridere anche a Milano meno, molto meno. Meno. Ma sì, però io ho una spiegazione seria. Vai.
Cioè, secondo me, noi essendo cresciuti negli anni della satira anti-berlusconiana, in cui comunque la cosa importante era imitare Berlusconi, fare l'imitazione di Berlusconi, dire che lui era, il male del secolo, sì. E invece la sinistra, noi di sinistra, eravamo quelli che stavano nel giusto, che bello, vogliamoci bene, che bella la letteratura, le frasi da Feltrinelli di Fernando Pessoa. Che salutiamo. Ci fa ridere quello che veniva considerato il male, perché era tipo la cosa che non si poteva dire, esattamente come i profilax facevano ridere le bestemmie, sì. Perché nei loro anni si cresceva tipo la bestemmia era la cosa più grave che si poteva dire. Negli anni in cui siamo cresciuti noi, il concetto di destra era la cosa più sbagliata del mondo, perché la destra era quella che affossava cose, tante poi effettivamente successe, cioè che ha affossato la cultura, eccetera, eccetera. E quindi alla fine, cioè, tu ridi di quello che non si può nominare, di quello che non si può dire. Quindi noi ridiamo in maniera irriverente. Bello, mi sembra una bellissima spiegazione. Perché fa mega ridere il Duce, cioè bisogna prendere coscienza del fatto. Il Duce fa mega ridere. Sì. Non c'è niente che non mi faccia ridere del fascismo di allora, soprattutto quello adesso. Spaventa e mi incuriosisce in modo... No, adesso non fa più ridere, però il fascismo dell'epoca, cioè appunto quel concetto lì... Ma a me fa ridere il fatto che qualcuno ce lo dica sul serio, quindi se tu lo dici sul serio, cioè come se stessi dicendo pensa quanto sarebbe scemo uno che dice questa cosa sul serio, e quindi è bello comunque ogni tanto fare apologia. Ma voi sì. Tutti lo dite sul serio? Eh? A Roma è molto ambiguo. Cosa? Quando è serio e quando fa ridere. E infatti per questo... 10 che ridono, 2 sono sempre. E ma infatti questa. Non ho capito bene. Ed è lì che fa ridere, perché tu sai che un tuo amico non sta ridendo. Dai, è una battuta, dai. Sì, no, certo, esatto. Fa ridere, però poi in macchina, quando si torna in macchina, esatto. O comunque non avrebbe dovuto dirla quella cosa. Forse. No, poi ricordiamo a casa, tipo ragazzo e ragazza carinissimi in macchina, cioè torno dopo un bello spettacolo. Questa è lei. La battuta se la potevano risparmiare, forse. Hanno rovinato la serata. Peccato, esatto. Mi sono tanto divertito. Si questo busto del Duce in ottone che hanno in casa. Fa ridere, ma Mecca. Ricordiamo che quando l'Italia ha pareggiato con la Svizzera, fuori dallo stadio, mentre ci lamentavamo, l'obelisco recitava a grandi lettere Mussolini Dux. E quella cosa mi fa ridere, oh. Sembra una gag. Giorginio sì. Ha provato a tirare su, sull'obelisco, cose. Esatto. Ma era una fake news che a un certo punto la Boldrini lo voleva tirare giù? Sì. Secondo me un sacco di gente lo vuole tirare giù e... Allora, io ti dico, io sono sempre stato contrario. E allora tiriamo giù la Farnesina, tiriamo giù l'Eur, tiriamo le giù le stazioni italiane. No, però dice, vabbè, c'è una cosa storica. Però effettivamente il fatto che lo stadio olimpico sia lo stadio della nazionale, lo stadio italiano, dove c'è il CONI, dove insomma se si giocassero i mondiali in Italia, alla finale si giocherebbe allo stadio olimpico e da tutto il mondo verrebbero sotto l'obelisco scritto Mussolini Dux. Ma è già successo. Non è una bella immagine. Però se ci pensi, tipo tra 100 anni, non è che ancora stanno di là Napoleone, cioè magari c'erano i battuti su Napoleone anche. Ma guarda, però no. Napoleone ha no. portato la democrazia in tutta Europa, esatto. E poi un ci po' ha di rubato. Era Mattacchione, però non ha fatto quella mossaccia. Te stai a Ponte Lungo a piagli autobus, quindi rispetta a Napoleone, vabbè. Per cortesia, grazie. Però cioè, magari non ce ne frega, tra 200 anni non ce ne frega più niente. No, sicuramente tra 200 anni non ce ne fregherà più niente. Quindi però capisco aspettare. Che ogni tanto delle persone dicano, ma scusa, ma qua c'è sta scritto Mussolini Dux e noi diciamo, esatto. Ma sicuramente anche in Germania è nascosto da qualche parte, in qualche paesino della Baviera ci sarà un piccolo obelisco, una piccola stupidata, una tabaccheria con scritto Hitler, ci sarà, non possono aver tirato giù tutto. Ma c'era in Giappone un posto, che c'era un parco, con una statua che aveva donato Mussolini. C'è stato scritto in Giappone. Sì, sì, è ancora folcloristico Mussolini. Era lui o no, Mussolini? No, penso una statua perché la statua del samurai. No, sarà tipo però un samurai così. Sarà tipo commosso delle gesta di qualche non mi ricordo che militare Sushi, giapponese e quindi hanno. Ecco, tipo il Duce non è mai stato in Giappone, credo. No, ma se ci fosse andato avremmo un video divertentissimo del Duce samurai che sicuro si sarebbe vestito da samurai e avrebbe fatto mega ridere il Duce così con una katana là che arriva e fa ridere, non fa mai non ridere il Duce samurai. Pensa il Duce che va al sushi con le bacchette, si impiccia, non riesce a mangiare. Poi esatto, usa l'italica forchetta che porta sempre con sé. Dov'è il mio tempura? Come mischeta. Esattamente. Il Duce, ci siamo persi il Duce samurai.
Beh, peccato. Però ecco, aspetta, il duce... proviamo a immaginarlo in altri costumi tipici degli altri paesi del mondo. È bello, eh. Allora, il duce con la, col basco, la baguette, in Francia e baffetti. In bici. Sì, lui come Amélie, capito? Mamma. Molto divertente. Ah, Benito Mussolini piace. Quanti orgasmi allearsi stanno avendo in questo momento? Esatto. E c'è Leni, divengo anch'io, tipo... Allearsi con i tedeschi quando non sarebbe il caso. A Benito Mussolini piace fare perdere la... tutte le guerre che inizia al 100%, anche quelle con paesi minori. Usare le armi di distruzione di massa, ma esatto. Diciamo troppo. Testare il gas sugli africani e poi definirsi un grande guerriero. Vincere due mondiali di cui uno, diciamo, facilitato, diciamo, un aiutino c'è stato. Però nessuno ride, no? L'Italia non si tocca. Si tocca. È la dimostrazione della battuta, poi... perché la nazione italiana è la prosecuzione del duce. Esatto. E infatti anche e infatti questo il capitano chi è Bonucci e quindi che salutiamo tra l'altro. No. Prossimo ospite in teoria dovrebbe venire no. Benito Mussolini in Sud Dakota nel vestito dei nativi pelle rossa. Capito, ci siamo persi tantissimo. Tantissimo, lui in visita quasi. Come? Era a noi. Duce, era a noi. Benito Mussolini con la blackface in Congo. Bellissimo. Quello non so se l'avrebbe fatto. Però tipo come Bobby inglese, sì. E il duce si diverte a far scorrere il traffico di Londra. Fa troppo ridere. Sì, e tu ti troverai degli esponenti di magari qualche partito tipicamente romano sotto la porta di casa che ti diranno... Effettivamente ci siamo persi della grande comicità, grazie per avercelo ricordato. Il duce samurai è il nostro prossimo programma politico. Sarebbe un ragazzo giapponese camerata a Roma candidato forse. Un bellino. Sì, ma anche le foibe. Esatto. Non dimentica le foibe. Arurari foibe. C'era tipo il console di Osaka che era uno dei Casa Pound a un certo punto. Ma il console di Osaka l'hanno mandato là. Ma un giapponese di Osaka, no, il console italiano a Osaka che era di Casa Pound. Perché è figlio di uno che era un pezzo grosso del insomma della Farnesina. Ah. E quindi c'era questo, era il figlio e nel frattempo stava là, fa il console e faceva pure Casa Pound. Sarebbe un bellissimo fumetto giapponese, un bellissimo sembra un manga, un bel manga. Sì. Il mio amico console. Come? Suonava in un gruppo di rock fascista, ci dice un ragazzo ma di stai Osaka. Dicendo veramente o? Sì, è vero. Ah, cioè tipo gli Z0 Arfa. Ah, oh, sì. Però cantavano Prohibition, non fumare. Bellissimo. Pensa lui, sì, che apprezza le cose belle di oggi. Adesso però hai la stessa domanda su Berlinguer. Esatto. Perché Berlinguer fa così poco ridere? Berlinguer non si scherza. Esatto. No, però Berlinguer non fa ridere. Cioè zero ridere, infatti, cioè al massimo lo puoi... Bah, magari c'erano delle battute sarde che faceva... Sicuramente. A Benigni lo faceva un botto ride Berlinguer. Sì, ci stanno le foto. Cioè. Però Benigni c'ha quella comicità che... Comunque, Craxi faceva ridere pure lui poco. Il duce fa più ridere. Chi fa più ridere del duce? Nessuno. Cioè Hitler non fa neanche vagamente ridere come il duce. Soprattutto in Germania, forse adesso cominceranno un po', però vengono da anni di vergogna nazista dove non riuscivano. Ma secondo me anche qui in Germania, se hai un amico che fa l'architetto di 30 anni e vive a Monaco di Baviera, alla terza birra, secondo te, le battute con un italiano, dove vuoi che vada alla finire? Terza birra, certo. Se tu gli fai sig, lui subito certo. Immediatamente però tipo Roger Rabbit, no? Ma inevitabile, ma c'è nel senso. Però guarda, io ti dico, per la mia esperienza, quando io sono andato in Ghana a fare volontariato, la Germania fa sta cosa che se non fai il servizio militare devi fare il servizio civile e ti mandano un anno all'estero, e il Ghana è uno dei paesi gemellati con la Germania, quindi era pieno di tedeschi che avevano più o meno un gemellaggio come dire, tipo, non so dove stavano i tedeschi, tipo in Ghana, nelle Filippine, non so anche altri posti.
E io sono arrivato là, ventenne dall'Aquila, e subito ho visto i tedeschi, sono là, cioè nel senso non era cambiato niente. Hitler, Uberalles, facevo solo battute su loro che erano nazisti. Ah, quindi si fanno? No, e loro rosicavano tutto il tempo, e io che venivo dal mio background aquilano dicevo, ma no, è una gag, non hai capito, cioè è una gag. E loro dicevano, no, però non ci fa ridere. Ci hanno messo un po' a capire, non hanno mai riso, però a capire che io e l'altro italiano, qualunque cosa loro facessero, stavano a fare, una volta ho visto un film tedesco che cadono le foglie, duce, scusate, no. Questo solo a Tintoria, cadono le foglie e il vento passa in questo, no, questa cosa industriale distrutta. Questo film tedesco, dove c'erano questi adolescenti che avevano questo insegnante di ginnastica molto severo, quindi tedeschi, questo severo autoritario, e quindi lo chiamavano Stalin. Qual è, chi ti viene in mente se pensi uno autoritario che... Molto bello. Quindi, ma era un film di che anno? Il 38? No, 2000. No. Inizio 2000. Vabbè, carino. Oh, questo è matto, questo è Stalin. Ah. Molto bello. Vabbè, pure in... vabbè, no, questo non lo dico, no. Certo. Sono le parti che lui a Kashmir dice, poi vengono tagliate. E poi dobbiamo tagliare. Esatto. Vabbè, io qua poi io dico che lo taglio, poi mi scordo. E poi dico, rimuovi da YouTube. E, allora, torniamo un attimo. Ma se su Kashmir, cioè, grande successo, grande seguito, pazzesco. Quante volte la gente, vi è mai capitato che la gente vi rosicasse per qualcosa? Sì, ha voglia, no, sì. Ma sì. Tipo, cioè, perché che uno rosichi per una cosa che dici, quello è normale. Quando metti contenuto su internet succede sempre, soprattutto contenuto comico, ogni tanto pesti delle merde, soprattutto se fai 20 minuti sul duce, è un attimo che, può succedere al 31esimo saluto romano che qualcuno ti scriva, guarda, ne hai fatti proprio 31. Mi fermerò a 20 la prossima. Il commento sul quale secondo me più di tutti ci innervosiamo quando ce lo diciamo a vicenda, quando ci accusano di essere troppo borghesi. Ah, sì. Questo poi si allaccia a quella domanda che avevamo pensato in motorino. Quello proprio dai nervi, perché sì, la risposta è nel titolo. Cioè, si chiama Kashmir. Che cosa vi aspettavate? Che cosa vi aspettavate? Siamo due, se vogliamo, stronzetti cresciuti, e quindi ci sta che scherziamo in un certo modo. Ma no, ma poi cioè, bisogna essere sinceri e anche parlare di cose che ti divertono. Cioè, se a noi ci diverte quello ed è così. Non ci puoi fare niente, nel senso. Ma no, ma poi comunque, cioè, noi vogliamo parlare a... Cioè, cerchiamo di parlare a più persone possibili. Certo. Cioè, non siamo la Palombelli, capito? Cioè, non è che non è quel genere di Kashmir lì, sì, capito? Cioè, una roba, cioè, poi è ovvio che se fai delle cose, cioè, appunto, se provi a dire delle battute, a volte vanno bene, a volte no. Poi, come mi insegnasti tu ai tempi, nei podcast, ma anche quando sali sul palco da solo, chiunque sa cosa dovresti fare meglio. Certo. E sì, tutti non quanti se lo tiene, te lo dice, e tu devi tendenzialmente non devi guardarlo troppo. Cioè. Per esempio, un commento che mi ha colpito molto di queste ultime due puntate che abbiamo fatto, tutta l'Europa, nazione per nazione, in cui parliamo di tutte quante i paesi europei, ovviamente sapendo quello che conosciamo. Ah, le due peggiori puntate della stagione, una sequela di luoghi comuni sui paesi europei. E ma se dovevamo approfondire, te vedevi alle falde del Kilimangiaro e ne rompevi il cazzo. Cioè, io ti devo far ridere, ma è ovvio che parliamo dei luoghi comuni, di quello che tutti quanti conoscono. Non è che ho mai vissuto a Bruges per 4 anni e ti posso raccontare la simpatia dei cittadini e gli angoli, la Bruges nascosta. Cioè, se no, quello veramente è dove viaggi e lì saremo due stronzi. E invece, cioè, abbiamo la pretesa di far ridere chi ci ascolta. È strano, a volte viene equivocato. Sì, oppure quando esce un riferimento che magari uno del pubblico non conosce, tipo l'inglese. No, ogni tanto parliamo in inglese per prendere in giro qualche personaggio e scrive un sotto, ma che cazzo, basta parlare inglese, porca troia! Se tu non lo sai e hai più di 13 anni... cosa devo dire? Mi spiace. Vuoi? Hai perso quasi 21 secondi di 1 ora e 10. Ma... Sì. Sì, no, è incredibile, è vero. Quelli sono... Quello, ma vabbè, poi in realtà i commenti negativi... Siete due stronzi. 4 su 200. Siete due merde. Sì, vabbè, ma insomma, quelli però non sono neanche specifici. Però ok, sono molto contento che vi ho chiesto che cosa avete detto che vi ha fatto arrabbiare, e voi avete risposto con cose che vi hanno detto che hanno fatto arrabbiare voi.
L'avete rigirato? Scusa, perché la domanda. Cos'era la domanda? Se avete mai detto qualcosa che ha scatenato? Ah, io non avevo capito un'altra, sì, un'altra cosa. La settimana scorsa, quando abbiamo fatto la puntata, a un certo punto, scherzando, si è parlato se si è più cugini dei francesi e degli spagnoli. Ah. E per 5 minuti si è perso il controllo, perché io sono di Milano, quindi mi sento molto più cugino più francese. Sì. Tutto il resto del podcast è meridionale, quindi con gli spagnoli. Tranne Alice. Che è uber meridionale. No, tranne Alice, no, che non è, che si sente molto più parente dei francesi. Perché è per quel falso mito della Sicilia. Per quella questione dei normanni. Sì, mai stati normanni in Sud Italia. Questo è un altro punto. Ogni volta che Alice, che spesso, che è la mia ragazza, che ha una cultura 10 volte superiore a quella di noi messi insieme, butta degli spunti, davanti a quelli spesso noi restiamo... O improvvisiamo sopra, oppure diciamo: ah, minchia, sono proprio una capra, non sa niente. Il pubblico sotto se la prende, e questa è una menata, nel senso che potresti dire: non conoscevo quella cosa. Come in una canzone, no? Se non conosci un riferimento, o te lo vai a cercare, ma non è che scrivi a personaggio X, avresti dovuto dire questa cosa, Niccolò Contessa. Non so di cosa stai parlando. Alice non è il tuo podcast. Quella è la grande magia di essere donne sul web. Pensa a fare un podcast ed essere donna. Quale percentuale commenti sotto sono commenti di disprezzo rispetto a noi? Che comunque sia bassissima. Sì, però è quello è un mix di maleducazione e pensa. Però ogni volta che tu rispondi a questi, subito si. Ma infatti. Sì, poi tutti quanti. Stavo scherzando, scusa, non volevo essere antipatico. Siamo anche due persone grosse, sì, che insomma incutono timore, quindi capisco anche che se poi ti risponda a un messaggio, comunque hai subito voglia. Infatti, secondo me bisognerebbe cominciare a rispondere alla gente, no, anche solo. Mai, sti cazzi. Dici? No, perché comunque spesso abbassano la cresta. Però poi si incattiviscono, vanno a commentare a qualcun altro ancora più incazzati di prima. Ma sti cazzi, chi se ne frega? Tu offri un contenuto, poi. Basta, cioè, se ti piace lo vedi, se no. Di un gruppo che ti piaceva di meno l'album, dicevi: è andata così. Il prossimo c'è lì, glielo scrivi. Perché sai che lo leggi, quindi ti dà fastidio. Questa è la cosa. Voi avete voi invece successo? Qual è cosa che avete detto che ha fatto incazzare tanto il pubblico? Niente mai, non è possibile. Zero cose. Ma forse perché non abbiamo abbastanza, cioè comunque è un podcast abbastanza seguito dalle persone che lo seguono. È difficile che arrivi a persone fuori dal mondo. Quindi avete persone intelligenti che vi seguono? E che... No, questo non lo sicuramente so. No. Questo non me la sento di dire che abbiamo persone intelligenti. Ti stanno guardando adesso, dillo invece. No. Sì, guarda, però dicevamo oggi che la metà di queste persone sono quelle infatti, che non hanno trovato i biglietti al Kashmir Summer esatto. Tour. Sono venuti qua, esatto. La tintoria. Che costa meno. Esatto, quindi non so, questi sono... Però no, non mi pare, ci sono mai stati... Ma io ero sigato l'altra volta con uno che mi ha scritto, quando c'era Ceppa, Flex qui, che aveva scritto, aveva fatto una... Ha detto, c'era quella canzone che era di un... Cosa era di Pac-Man? Lui mi ha detto no, era di un'altra cosa. Poi ho trovato, ho detto no, perché mi ricordavo, ho detto no, guarda, era questa quella che diceva. Ho messo nei commenti. Uno fa, oh, sei come quello che si mette i like da soli. Ma che vuoi? Ho detto perché? E quello fa, no, scusa, ho scritto male, volevo però dire questa cosa. Ho detto, ma ho cercato una cosa, l'ho messa. E quello. Ma sì, non pensa che magari i commenti uno li scrive anche da ubriaco, no? Sì. Capita a volte che. Poi tu hai mai commentato ubriaco su YouTube? Su YouTube mai, su Facebook dopo Milan-Inter della scorsa settimana, sì. È stata, immagino, un'ottima idea. Sì, la mattina dopo ho detto: ho fatto bene. Sono scusato con l'autore del post che aveva fatto, che gli ho riempito di insulti dicendo che la coreografia che ha fatto il Milan pro eroi del Covid era una puttanata di merda. E da lì per dei grande che si sono comprati, dai, era una porcata totale. Cioè, super paraculato, una porcata orribile. E quindi adesso stai. Di nuovo. Cazzi, di nuovo adesso adesso l'ho elaborato e quindi sono convinto ancora di più di questa cosa. Ma scriverlo a caldo dopo il derby ti prendi mille insulti, sì, da milanisti. Uno mi ha scritto: mettilo nel tuo prossimo pezzo, coglione. Quello mi ha spezzato il cuore. Stavi malissimo. Questo è bello. Che vai mai scrivere a caldo dopo una partita di calcio, in nessuna maniera. Mai scrivere, anzi, semplicemente non guardare il cellulare, lo metti via. Ma sì. Guarda, Stiamo dimenticando una cosa, scusami. Ti prego. Noi abbiamo Tahir che risponde a tutti i commenti. Tahir è la polizia dei nostri. È la versione online del kamikaze. È una cosa incredibile. Grande. Cioè, lui, qualsiasi cosa la gente ci scrive negativa, fate la galera e impara a vivere.
Cioè, questo è il commento di Vivede. Oppure, anzi, vieni a raccontare come sta andando la tua carriera rispetto alla mia. Cioè, lui fa flex continuamente. Pure con chi aggredisce voi, lui lo prende un attacco a se stesso. Sì, sì, no, però è veramente dolcissimo. Siamo difesi da questo ragazzo di 22 anni. Anche se mia madre, ascoltando il podcast, ha detto però basta dire fatte la galera, va bene? Possiamo andare anche oltre, Tahir, eh? E le mamme hanno un rapporto con Tahir, devono capirlo. Perché sì, vorrebbero ancora salvarlo, lo vedono come un figlio che può essere ancora. Chissà come sarebbe se Antinori rispondesse ai nostri. Ma scusa, fatelo rispondere Antinori, così vi chiudono. Allora lui mette i commenti. Adesso profili falsi. Ogni volta un profilo diverso, fate cacà. Certo. I mortacci. Cioè, lui si è fatto anche la mail. ottima regia, esatto. Si è fatto anche gli indirizzi di Cata Web, esatto. Degli account falsi con YouTube pur di scrivervi. Ma ci carica cacà. Pure sopra due video, sai le cose che si può fare quello che dire, se volete ride guardate questo 2015 e poi fate cacà. Tra l'altro sfida senza armi da fuoco Tahir Antinori, chi vince? Senza armi da fuoco, li chiudi contro in un quadrato. Islamabad contro Genziano. Tahir con una scimitarra, contro... Gabriele con il bastone da combattimento. Che l'arte del bastone Manziana. Se sbagli scusa. Di nuovo, t'ammazzo con il rituale tipico nostro. Ha detto la radice di una pianta. Se beve, sì. Non una sfida alcolica fra loro due. Vediamo alcolica. Tahir millanta. No. Secondo me Tahir, a parte alcolica, Tahir è troppo orientato in un mondo genetico in cui non c'ha proprio gli enzimi de manziana. Cioè, secondo me. Però verrebbe anche se Gabriele anche oramai non è più il leone di una volta sull'alcol. No. Manco sul cibo. Quando abbiamo fatto tutto quest'estate. No, non l'ho si è rimesso aggressivo. A posto oramai. Ragazzi, non beve manco più insalatina. Questo è Gabriele Antinori. Non lo tra l'altro, so, le imitazioni di Gabriele e Tahir si sfiorano. Sì, sono molto simili, sì, esatto. È incredibile. Questo è Antinori. Ah, regà. Ehi, mi sto a fare la regia, porco due. Tahir. Ah, raga, mi sto a fare la regia. Porco mannaggia, Maometto. Ci sta. Non dire mai porco due. Vabbè, è vero. Però è vero che c'è qualcosa. Lo una stesso nuance. Ceppo. Lo stesso ceppo. Lo derivano ceppa, dallo stesso flex, ceppo. Lo stesso ceppo, flex. E allora, prima ti ho detto una cosa interessante che ogni tanto vi aggrediscono. Aggrediscono una parola molto forte, scrivono quattro parole su YouTube dicendo siete borghesi. Oggi mentre venivamo in motorino con Stefano facciamo una riflessione, diciamo sai di che potremmo parlare? Del fatto che noi abbiamo preso casa, la casa, cioè, di proprietà. In teoria podcast recente, del popolo proletario esatto, si è comprato casa, Kashmir podcast borghese non si è comprato casa. Noi in teoria avremmo pensato, vedi, abbiamo comprato noi casa e poi abbiamo pensato, noi siamo proprio popolino piccolo perché solo gli ultimi ancora si comprano casa. Nel 2021 infatti, se ti compri casa sei proprio... Infatti, ma dicevamo, tu hai già celebrato durante in teoria il fatto di aver comprato casa o no? Forse... No, perché l'hai presa prima. Fate un grande applauso a Daniele Tinti che si è comprato casa. Si è comprato casa. Con che i soldi di Tintoria. I soldi delle tasse. Cioè si è comprato casa con Tintoria. Ha aperto lo store. Quindi, con le esatto, tasse. Andate su danieletinti.eu perché... Viva l'Europa per contrastare la vostra puntata l'altra volta che mi sento molto europeo e comprate 1 milione di tazze a testa. Che sono, guarda i colori come li hai scelti, nero, rosso e bianco. Ci sono due cose di questo colore, il Milan e il Partito Nazionale Socialista Tedesco. E quindi si torna lì sempre. Si torna. Simpatizzo per uno dei due. Simpatizzo per uno dei due, però solo con uno ci ho perso uno scudetto nel 2003. Quindi vi lascio immaginare. È una gag. No, voi avete comprato no, casa. Che poi dicevamo perché forse quelli che hanno i soldi non comprano casa, perché di recente visto c'è Mattarella che si dice che forse... Non vuole comprare un bilocale a San Lorenzo. No, non viene, non vuole, cioè, non vuole essere rieletto, no? Come presidente. Ah. Quindi ho sentito dire che sta cercando una casa in affitto. Mattarella cerca casa in affitto a Roma perché sta lì su immobiliare.it esatto. Disegna zona. Capito? Fa proprio, guarda, cioè, arriva un tipo di tecnocasa con le scarpe a punta, la cravatta da gigante. Buonasera signor Mattarella, come andiamo? Allora le faccio vedere questo bilocale a Piazza dei Siculi. Però comunque secondo me quello di tecnocasa fa comunque
se posso chiedere, lei di che cosa si occupa? Esatto, per questo tipo di affitto servono delle referenze. No, per farmi gli affari suoi, se mi può dare la mail del suo ultimo datore di lavoro, esatto. Perché dobbiamo chiedere che tipo di stipendio. Repubblica, esatto, dello Stato italiano. Vabbè. Lei non conosco. Abitava in zona prima. Abitavo al Quirinale prima, zona Quirinale. Ah, perché lì c'è solo il Quirinale, esatto, e basta. Poi che numeri civici ci stanno? Là c'è il 13, dove tra l'altro conosco quello che ci lavora. Esatto, e basta. Molto richiesto. Entra in una casa tre vani, un bilocalino. Sì, immagino. Che bella questa casa. Cioè, parla così. Sì, è un tipo di Mattarella. Ecco. Questo signore di Caltanissetta. Con degli studenti calabresi. Non si può credere, presidente della Repubblica. Compa, tutto bene? Scusa, mi sono svegliato tardi. Te la fai una partita a PES 6. Ci hanno la Play 2 montata. Stiamo facendo un torneo da 6 mesi. Già che ci sei, Tano, tagliami i capelli, che io ho un brutto rapporto con i barbieri, tu lo sai. Che squadra ti prendi, Mattarella? Io c'ho il Manchester United. Vai. Io prendo il Benfica. E poi è simpatico Mattarella, queste cose. Senti, le passi. Ma a che facoltà sei iscritto, signor Mattarella? Ma io sarei laureato in scienze politiche. Che si sta prendendo tipo la quarta laurea in storia, sai quelle cose quando vedi il signore anziano all'università. Senti, sabato andiamo al bar dei brutti a berci un gin tonic. E andiamo a questo bar dei brutti. Mattarella che arriva al bar dei brutti. Sa, con la scorta fa 51 metri. Esatto. Poi Mattarella sceglie di andare a vivere lì, quindi va in giro tuta, Givola, sì, Canotta, fa i piatti, gli dicono, compa, non fai mai i piatti però, che è sta storia, Non io avevo ben altri cazzi oggi, se permettete. Poi arriva gente, amici degli altri amici, Napolitano. A un certo punto arriva a casa, come fare una cena tutti insieme. Poi arriva questa ragazza giovane che iniziano a contendersi, il calabrese Mattarella. Mattarella, sì, 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 esatto. Io sono di, non so, dove, fuori Palermo. Piace anche tu, sei di Mister Bianco. Veramente, bellissima. Che bellissima. Mister Bianco è vicino Mister Catania, vicino vero? Catania. Chiedo scusa, no, ma lo sapevo. La Brianza del Catania. Guarda. Ah sì? Sì. Nel senso che c'è la nebbia, anche lì si mangia di merda, no, sono tutti ricchissimi. Nel senso che è uguale alla Brianza. Ma per le infiltrazioni dell'Andrangheta c'hanno questo. Questa sera Daniele Titti is on fire. C'hanno questo problema. Perché perché ci sono un sacco di società, cose, industrie, capannoni. Io ricordo che quando noi ci siamo persi in macchina per andare a esibirci a Mister Bianco, abbiamo temuto per la nostra vita ogni secondo. Sì. Intanto c'era, come avranno visto, come avranno, insomma, visto nel vlog che è uscito l'anno scorso. Esatto. Tra l'altro stiamo parlando del vlog di due anni fa. Esatto. Cioè, due estati fa, quello che era trovo... un altro mondo. Ah no, in realtà era già l'estate del COVID. Estate, noi abbiamo due vlog e li abbiamo solo noi. Ma quello faremo come i Beatles, che è uscita quella cosa, no? Uscirà Get Back. 60 anni dopo è uscito le cose inedite, i video inediti. Una telecamera, esatto. E noi è uguale, per ogni 60 tour. Anni. Però ogni volta pianifichiamo di farlo uscire e paghiamo anche un operatore a caso. In questo caso. Dicendo, io poi ce lo monti, e lui ci dice certo che vuoi monto. Salvo poi dirci a novembre non vuoi monto. E quindi niente, il vlog non esce, no, uscirà, e stiamo scherzando, è in montaggio, dovrebbe uscire per Natale. Perché stiamo parlando di Mattarella? Perché per stai la casa. Perché noi stavamo flexando che avete comprato casa. Bravi, con i soldi del podcast. E i proletari che comprano casa. Oramai siamo solo noi. Non so se vi hanno mai fatto questo discorso. A me l'ultima persona che me l'ha fatto è un comico veneziano di cui farò nome e cognome, Nicolò Falcone. Ascolta, tu con quei soldi, se investi, fai il triplo dei soldi in 10 anni, è inutile che compri casa. Io dicevo, ma dove abito nel frattempo? No, ma stai pensando in modo primitivo, devi fare. Metro Ponte Lungo, dove abiti poi? Non è la prima persona che mi dice non ti comprare casa, stai pensando proprio come il popolino del dopoguerra, investi soldi, è molto meglio. Ma in cosa? In Dogecoin, quelle stronzate. Esatto, io a voi che non vi comprate casa, come se fosse un. Voi che scegliete di non comprare casa, non che comprare invece avreste casa, questa disponibilità, che tutti hanno soldi. Cambio, sì. No, però non so se voi mai capitate, le persone vi dicono no, non comprare casa, e quindi c'è proprio. Te da italiano ti senti offeso, dici come non compro casa, e allora che fa? Allora non tifo la nazionale, perché cioè noi abbiamo proprio la cultura del mattone, però sempre più gente che di solito ha studiato economia e vive a Milano o comunque gli piacerebbe vivere a Milano ti dice no, devi investire. Però io vorrei sapere con che faccia io vado
da mia madre, da mia nonna, dalla banca a cui ho chiesto il mutuo, e dico: allora, questi soldi che noi abbiamo messo insieme non li investiamo nel mattone, bensì in azioni nordamericane che mi dicono che fra 10 anni ho triplicato il capitale. Ma tu pensi che noi siamo persone che investono in azioni nordamericane? Cioè, noi due. A me piace pensare che Kashmir sia questo. No, è Tahir che mi lanta conoscenze del mondo nascosto, dell'economia. Sì, ogni tanto tipo, cioè, Tahir ti fa vedere il telefono. Ah sì, sono cresciute le azioni di Shiba Coin dell'800%. Cioè, quanti soldi hai fatto, Tahir? 47 euro. Poi tipo il giorno dopo, Tahir, come va Shiba Coin? Sto a meno 10 euro sotto. Sì, beh, allora però... Cioè, spunto per le macchinette. Esatto. No, infatti è ludopatia. Cioè, ma certo, nel senso è ludopatia. Che un sistema che un giorno fa più 300%, è ovvio che è, nel senso, è come le macchinette, è come la... Quindi voi manco le criptovalute, proprio niente, no, niente. Zero criptovalute. No, parlandone con mio padre, che ha lavorato per una vita in questo mondo, mi ha detto l'unico consiglio è investire nelle energie rinnovabili. Davvero? Sì. Perché è diventato romantico. È diventato romantico, sì. Vabbè, ma invece quello che dicono... buco nell'ozono, sole a manetta, tu fai investi nel mondo... Ma quale? Perché la mia paura è, capito, tu investi tutto nell'energia geotermica e poi le pale eoliche... E domani chiudono i vulcani. A quel punto basta e mettono 5 pale invece di 3, la rivoluzione, tu c'è tutto nel geotermico. Che non so. Vabbè, neanche. Diciamo che l'eolico più o meno quello dovrebbe sempre funzionare, anche il solare dovrebbe andare... E... Senti questo pubblico di giovani come elettrizzato, vero? Un po'. Sì, ma io non lo so, poi sto parlando di cose che non conosco. Io figurati, so. Cioè, spendo tutto in... in scarpe. Sì, spendo tutto in scarpe costose. No, non è... Da donna, però, tutte Jimmy, donna, sì. Tutte Jimmy, come si chiama? Jimmy Choo. Tutti Jimmy. Infatti, tu in che spendi i soldi che fai con Cashmere, ovviamente? Con Cashmere? Esatto, i soldi in milioni Cashmere. Di Cashmere. C'è un mostro che si autogenera. Okay. È costosissimo in realtà fare cashmere. Tutti i maglioni che voi ci vedete ogni settimana, noi ne compriamo 10 a scatola chiusa, li proviamo, vediamo quello che ci sta meglio e poi lo teniamo. Considerando che un maglione di cashmere buono costa almeno 100 euro, spendiamo 1000 euro a puntata, sono 4000 euro al mese, sono quindi ci andate, su 8 mesi. Andate sotto, ci andiamo sotto mese. Tanto, ci andiamo sotto tanto, sì. A voi a fare pubblicità durante il posso podcast. Posso dire, adesso non è così che ci si compra casa, non voglio... Ora non voglio, rigirare non mi permetterei mai, non mi permetterei mai. Il modo mai. Giusto è indebitarsi per 30 anni, questo è. Ma la casa che avete comprato, se è insieme chiedere ai voi due ventenni, è esattamente la casa che sognavate? No. Beh, la mia bella. No. Che casa sognavi di avere a 20 anni? Io a 20 anni sogno una casa irrealistica, cioè non sogno una casa per cui poi hai un budget a 30 anni, sogno una casa per cui hai un budget a 30 anni di 2 vite dopo. Due vite dopo. Oh. La potreste riprenderlo? Oh no, signor rapporto, non mi tocchi, non mi tocchi. No, 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 non lì. Seconda puntata di fila in cui salta la corrente. Seconda puntata di fila in cui salta la corrente. A questo punto incolpo ufficialmente il Comune di Roma, ma ne approfitto per ricordarvi che potete comprare le magliette di tintoria e le tazze di tintoria sul mio nuovo sito www.danieletinti.eu. Adesso... torniamo alla puntata, si stava parlando di elettrodomestici dentro le case nuove. Ciao. Meglio la lavatrice normale. Ah sì? Dopo che l'ho usata. Ma la tua è lavasciuga? Lavasciuga. Hai fatto una cazzata. Perché? Vanno sempre comprate separate, Stefano. No, e non c'ho spazio per prendere. Ma che metratura cubica visualizzi tu, cioè nel senso... Ma il lavasciuga, ragazzi, è il primo errore. L'ho provato 4 ore di lavaggio e asciugaggio. Sei rimasto davanti a guardare. Sì, sì. La casa puzzava di tintoria proprio, cioè quella vera, non di questo modo, questa qui, e tutte le cose erano come se avessero subito violenza, le maglie tutte quante, certo, sì, traumatizzate proprio, capito? Ma cioè, ci era una cosa... Ma stacci tu dentro un'asciugatrice 2 ore, capito? Erano bollenti, ho aperto la cosa, tutto il vapore acqueo in fascia. Però vedi, e così avrai sempre le mutande asciutte. Sì, ma infatti, anche a gennaio. Però c'è anche un'altra cosa, ho visto un altro lavaggio che invece è tipo questo 4 ore, è quella proprio grossa, è una roba lunga. C'è quello anche da 40 minuti che si chiama tipo Ecomix.
No, no, Spot. Che Ecovix? No, tipo wash and wear, una cosa così. Wash and wear. Che tu metti là la cosa, 40 sì. minuti questo giro e poi è pronto per... Ed è pronto, cioè calcola, si spegne un oceano. Può darsi, tu fai. Può darsi. Il marcastro si prosciuga, minuti. Diventa... Cambia di patate. L'hai testato questo wash and wear? Ancora no. Beh. Perché ho provato quello, prima quello lungo, provato, cioè i grandi proverò. Inquinatori sono Stati Uniti, Cina, Stefano Rapone al mondo, sì. sono i tre in ordine di grandezza. Quindi però... tu mi dici no lavasciuga, perché io ci puntavo forte, perché nella permettemi casa dei miei questa, non sogni questa non ho balconi maglietta. Che oh, bella maglietta, oh, Stefano, che falla vedere. Ups. Perché purtroppo te vorrei di te vorrei di con che sono uscito oggi con tintoria anche tu, no, no, c'è. Si vede, si vede, oh, eccolo. Pensa che bello, se tiravo aziendalisti giù, fino all'ultimo. E c'avevo cashmere. Se c'avevi cashmere, ti giuro che era un bel gemellaggio. Io ho le valigie di Muschio Selvaggio a casa. Veramente? Muschio Selvaggio. Le carpisa, anzi, no, ho il bavaglino che oggi è debuttato sull'Instagram della Chiara al collo della piccola Vicky. Con scritto fanculo il patriarcato, una cosa del genere. Ah, sì? In inglese però, sì, cioè fanculo il patriarcato, il bavaglino. C'è scritto fuck the patriarchy, sì. fuck patriarchy sul bavaglino di una bambina. Sì. Perché the dog is on con the scritto table, fuck, sì. fuck patriarchy. Se conosco un po' la mia città, secondo me ne vendono a milioni. Le vedi su persone che vanno a ballare. A Milano ci vai a ballare, con solo quel petto nudo, solo quello. Poporobo. Non vai a ballare, non questa a ballare canzone, questa canzone. Poporobo, non so. Però va bene, ci siamo capiti. Esatto. Capienza al 50%. Ricordate, la 30% e 30%. In discoteca? Sì. Si balla il jegege o il... Il foxtrot, se fai il tuca tuca non devi toccare, sempre un po' di distanziamento. Tra l'altro in Danimarca mascherine nine, ne manco ad Amsterdam, infatti adesso COVID, non infatti per il COVID yavol. Sì, infatti sono di nuovo in lockdown ad Amsterdam. Ah sì, ecco, sì. Qui se e che vuol dire che non possono starnutirsi in faccia e sputarsi addosso come una settimana fa. Qui lo dico e qui non lo nego, io il prossimo giro me lo faccio full negazionista, lo dico. Se ci richiudono a casa io dico no. Ma guarda, io ora che ho casa nuova invece, invece sì. Perché ricordiamo Stefano ha comprato pure la casa dei suoi sogni, lui ha 20 anni sogna. Ma infatti no, parlaci di questa casa, dici di questa casa, dici di questa casa. C'è Sergio Mattarella a cui devi vendere casa, che poraccio, è rimasto senza casa. Virtual Tour. Presenta. Stefano Rapone. Io Mattarella lo invito a casa, anzi se ci sta ascoltando, se vuole venire avrò insomma tagliato la parte, quindi sarà tutta no. Magari sta nel giardino dietro a vederci sul megaschermo in lacrime. Forse era per lui il tè che ha fatto spegnere tutto. Può essere. Per Sergio, che se vuole che venire salutiamo. Mi casa e su casa, come si suol dire. Al Quirinale. E, no, beh, casa bella, perché ho dovuta un po'. Allora io apro la porta che c'ho davanti, fammela visualizzare sta casa. C'è cioè, un piccolo ingressetto, diciamo un piccolo? Così. Ingressetto. Un ingressetto. Piccolo piccolo, così vai Franco, qua. Franco Franchi e Ciccio. E Ciccio ingressetto. Sì. Bella questa. Bella, molto carina. Poi a sinistra c'hai un portaombrelli a forma del duce. Non ce l'ho ancora il portaombrelli, perché l'ombrello però testa... Busto del duce all'ingresso, quello dai. Busto del duce, quello fuori. Ho messo dopo il... messo fuori appena cara. Entri. Sì. La cassetta delle lettere, il duce. In bocca lo metti, esatto. Così quando i ragazzi lotta comunista almeno non ci citofono. Lo mettono direttamente. Ieri gli ho lasciato fuori, 4,50. Fuori dalla porta di casa hanno detto c'è un adesivo con scritto tipo Dio c'è. Non mi ricordo, una cosa del genere. Cioè, non l'ho messo io, stava già lì. Tipo, okay. Dio è grande. In arabo scritto poi, tra l'altro. No, non è vero. Scritto Dio, qualcosa su Dio. Dio. In arabo. C'è Dio, ma non mi ricordo bene la cosa. E quindi ingressetta, di qua poi c'è... Fai così e c'è di qua il salone. Ok. Carino, c'è un sì. divano di Ikea. Ok. E televisore. Okay. E mi sono comprato, l'avevo detto qui, ho comprato, mi hanno regalato per il compleanno la statua di Fantozzi, statua, pupazzo di Fantozzi che fa così, e ci ho messo accanto Scorpion di Mortal Kombat che lo carica. E che era classica coppia Scorpion della commedia italiana. È una gag bella quando hai 45 anni a fare entrare sì, i tuoi sì. amici. E questa è la statua di Fantozzi. E qui Scorpio, Scorpio. Veramente Scorpio. Il Fausto Brizzi meno ispirato avrebbe fatto una cosa del genere. Guarda che bello. Sì. Poi prosegui a destra, scannatoio. No, qua sale, poi c'è angolo cottura, okay. Con tutto il mobilio. Con insomma. L'arco.
non con l'arco, però c'è una piccola... C'è l'archetto. C'è l'arco, però per andare verso la, la camera da letto. Scusa, scusa. Sì. Where the magic happens, perché è un arco dove, che ti, esatto, entra, ti entra in un sogno dove... Cioè, beh, angolo cottura con tutta la lavasciuga, la lavatrice che ho dovuto chiamare l'assistenza perché me l'hanno... Che era successo? Una montata che non si chiudeva. Buono, io, buon montaggio, si apriva e basta. Quindi io dicevo, perché non parte mai tutti questi piatti sporchi? Lì che facevi questo gesto così, che poi è quello che ti ha dato successo, tra, esatto, l'altro. Non si chiedeva mai, ho chiamato l'assistenza, questa è venuta, ho fatto, guarda, c'è questo problema, sarà sicuramente letto domestico. E quella, sì sì, sicuramente è letto domestico, se veniamo e non è quello paghi la chiamata, se no sicuramente è quello, te lo cambiamo. Arriva, semplicemente non si chiudeva, cioè ho detto devi devi tirarla vero fuori e spingere, sì, una figura da maschio bianco. Quindi ho pagato 40 euro per far dire che sei stupido, per una situazione che mi ha detto questa te l'hanno montata così, quindi semplicemente non si chiudeva bene. Adesso si chiude e la uso ogni giorno perché comunque lavare i piatti a mano. Sì, mi fa pensare che fino a quando non si è chiusa tu non ti sia lavato, per, non hai lavato i vestiti, i piatti, per 4 mesi e mezzo. La lavastoviglie questa. Ah, la lavastoviglie, sì, sì, sì. Ah, ok, ok. E poi c'ho la piastra elettrica. Pensavo per i capelli. Capelli. No, no, no. Tipo Chiara Ferragni. Dyson. No, no, no. Questo quella... è il disco mio preferito. Ah, e poi c'è la camera da letto. Bella, grande. Sì. E c'è una stanza che era la vecchia cucina che c'ho i pacchi pubo, adesso. Il pubo. La stanza per pubo, no, per bici. No, ancora no. C'è la sabbia. Come chiama il pubo? C'è la sabbia del gatto. C'è la sabbia del gatto? Al momento, sì. Solo la sabbia del gatto. E sì, il gatto c'è? C'è pure il gatto. Ah, ok, no. Però pensavo che intanto gira, avessi comprato la sabbia. No, come no, si chiama? Il gatto? Sì. Circe. Circe? Non è mia, della mia ragazza. Okay. Io se non lo chiamavo... Se no gli davi il nome. Come la chiamavi? Lo sappiamo noi. Lo sappiamo. Lo chiamavi, ci dai, siamo capiti. Ci siamo capiti. Chiameresti un gatto Bulma o lo riterresti offensivo nei confronti, no, di Bulma? No, offensivo. Offensivo. Chiamerei appunto... Goebbels. No, tipo, pensa se smarrito gatto Duce, capito? Cioè, comunque carina come risponde cosa. Risponde al nome di Duce. Sarebbe carino. E poi c'è il bagno, bello. Sì, grande cesso. Più lungo, bello, con una bella doccia larga. Maiolicato. No, ho fatto tutta una cosa di design, ho, sì, fatto, sì, fare una cosa. Ah, ma questo ci ha speso i soldi in questa casa. E poi... noi ancora stiamo a chiacchierare. I soldi di Fiorella Mannoia. St. Moritz. Esatto. E poi c'ho uno studio... con una libreria con tutti i pupazzi anche lì. Non so se avete tenuto il conto delle stanze. Sto sentendo più una metratura da stanze, non finisce più. Ti purga lo Stato, paghi un IMU a fine anno che sono cazzi tuoi, farei beh, meglio fare quello, tante serate veramente. Però è prima casa, quindi solo quello. Ma insomma. Ma un attimo qua con sti comunisti al governo. È un secondo. Ma senti, ma e da quando è diventato sindaco Gualtieri? C'è stato un problema di spazzatura anche sull'Appia Nuova, come è successo a San Lorenzo, oppure no? Ma non c'ho perché fatto il giorno dopo che è diventato sindaco Gualtieri, e nel turbine hanno detto: signori, noi andiamo a Honolulu come il mago Merlino con la camicia hawaiana, e sono tornati 2 settimane dopo. No, mi pare che di no, lì, comunque, tra zona trafficata, forse ci passano. Sento sempre il rumore poi del camion, perché sto proprio lì, quindi... Mi sento. Che frugano e se ne vanno. Danno una classica mescolata e vanno via. Cioè, quindi mi stai dicendo, sull'Appia Nuova non c'è un problema di rifiuti? Non ci ho fatto caso particolarmente. Quartiere di destra, quindi ci sta. Certo. Tutti Montesacro ligi. È Malagrotta. Sì. Cioè, sì. Come stare dentro Malagrotta. Proprio una... Io, a questo punto sono curioso anche di sapere la tua casa. La mia comunque... casa è innanzitutto in affitto. In affitto. Casa in affitto. C'è un ingresso. Luca Renna c'è stato. Sì, preparati al numero di vani, perché si va sul transatlantico. Al numero di vani? Sì, cioè, secondo me è più piccola di casa di Rapone. Sono stato in entrambe e ti assicuro che è più grande. È più grande la mia? Cioè, c'è un terrazzo che sballa un po'. Ah, la proporzione, ammetto di sì. Mattarella con direbbe... barbecue. Sì. Per perché forza. Ognuno c'ha i suoi vizi. Ma certo. Cioè, tu c'hai solo quello. Io. Non c'hai la doccia, però c'hai un grill. A proposito di non hai la doccia, se vuoi intervengo io. Che non ho la doccia né il riscaldamento, né il frigo, né il lavandino. Né il lavandino, c'è solo un terrazzo enorme dove io dormo. Esatto, neanche quello. Ma no, tu stai ancora sto per cambiare.
sai quando è l'ultima, e forse era anche ora, sai quando vogliamo è che dirlo? Mi dici questa frase. Infatti è interessante, cioè, che questa cosa, che avete due case diciamo diverse, molto diverse, diciamo appena diciamo diverse. Così se sì. Io morissi adesso e qualcuno entrasse in quella sì. casa direbbe, beh, direbbe è morto un mese fa. Esatto. No, no, no. È la casa, come immagino, la casa di Spud di Trainspotting. Sì. La casa no, di è Luca la Ravenna. Casa di Tommy, l'amico che inizia a farsi quello che faceva. Esatto. E muore perché il gatto gli attacca, sì. Non mi ricordo che malattia, ma lui è siero positivo. Ma a casa di Luca Ravenna non c'è mia. Neanche il materasso. Cioè, rispetto a casa di non Tommy, però ci sono le cassette con i migliori gol della Scozia. Certo, quello, esatto, quello sì. Si potrebbe sì. Trovare. Sì, sì, sì. Quello sì, quello sì, esatto. È particolare. Molto diverse, sono due case differenti. Sì, sì, sì. Sono due case diverse e cos'è? È ora di comprarla anche noi. Cosa no. Avete fatto per riuscire a comprarvi casa, ragazzi? Sparato alla nonna. Saluto a mia nonna. Avere dei genitori che fanno da garante. Lo vedi? Quello lo è vedi? Il 98% di comprarsi casa è avere una firma non tua sul mutuo e poi pagare tu. A me i miei genitori mi hanno detto corcazzo, per esempio. Così è, ragazzi. Quello, l'unico modo è quello. Farebbero da garante anche qua, a me i bamboccioni. Eccoli qua, i bamboccioni. Quando sono entrato, in banca, mi sono stato umiliato da quello a quello. Io vorrei un mutuo. Lui ha aperto e ha detto: esca da qui. Veramente ti ho detto la mia così. Banca ha detto: guarda, la tua banca è differente. Sei andato da extra banca. Che la parola, letteralmente, la cosa che mi ha detto è stato: ma lei dove vuole andare? Oppure cosa crede di fare? Una cosa proprio umiliante. Madonna, che cosa. Non è stato scusa. Una banca allora, che io cambia comunque banca, pago. Mandali a fanculo. Sì, sì, scusa. Infatti poi è stato fatto tutto con altri sistemi bancari che adesso non posso dire per questioni diciamo giuridiche. Noi di casa Monica ci diamo una mano a te Daniele non senza problema. Ci dentro di casa non ci tu problema. Ci ti non piace? C'è problema. Tu 4 ci vani, 5 vani, lava asciuga, venduto e raponi. C'è da... Ci ha dato in garanzia tuo amico Stefano, non c'è problema. Come d'altro dentro di mano di Stefano Raponi. Allora, io avevo fatto. Vuoi continuare sull'argomento di Casa Monica? No. Casa Monica li salutiamo. Salutiamo. Amici di questo podcast. Amici. E tra l'altro, forse veramente amici. Non vorrei sbagliare, sì. Ma Stefano. No, io ho visto. Già. Recentemente fatto amicizia con alcuni dei ragazzi. No, ho visto semplicemente un incontro con un ragazzo che di cognome fa Casa Monica e ha vinto. È un caso. Ma no. Incontro di box? Di box. Uè, difficile caso, che sia. Ha vinto loro. Perché però, era un pugile superiore all'avversario. Mi hanno detto, bravo ragazzo. Non lo metto in dubbio, poi comunque è un cognome. Cioè adesso abbiamo fatto tutta questa cosa ai Mussolini che possono. Adesso non è che se c'è un cognome non puoi fare pugilato. Non è che non puoi fare pugilato. Allora, c'è una domanda che serve anche a cambiare argomento principalmente. Che mi hanno fatto su Instagram, che l'ho trovata carina. Se il nome Kashmir non fosse stato disponibile, come si sarebbe chiamato il podcast? Innanzitutto domandiamoci quando è che il nome Kashmir non è disponibile, perché esiste già un podcast chiamato Kashmir e quindi voi dite non si può fare e quindi lo chiamate? Non facile, non facile. Come l'avremmo chiamato? Carlo Calenda. Sì. No. Calenda podcast. Calenda il podcast di Carlo Calenda. Esatto. E poi siete voi. No, mai stato tipo neanche... Seinfeld, però con Calenda. Che mai stato neanche in dubbio un secondo. No, sempre Cash. Ma gli avremmo dato un altro nome da stronzi. L'avremmo chiamato, Alpaca. Catamarano podcast. Carino Catamarano. Forse Iban. Iban podcast. Iban è bello. Iban il terribile. Iban è sì, un bel nome. Sì, l'avremmo chiamato la casa di mia zia Filicudi podcast. Sì. Una roba del genere, sì. Iban. Monteverde è bella ma non ci vivrei podcast. Cioè, nomi da stronzi proprio così. Vivendo casa di mio nonno a Parioli perché Parioli oramai è collegato male. Bravissimo. Più... Bella via Dandolo, ma dove te lo prendi un caffè podcast? Conversazione che ho avuto con tre persone diverse. Ma perché è così? Certo, è vero. Quello, che poi per pigliare le sigarette devi prendere la macchina e dove la parcheggia a Monteverde. Sì, gli avremmo dato un nome da stronzi. Sì, così. Iban, perché l'idea iniziale del podcast era scherzare su quel mondo in particolare. Sì, cosa che ma si è persa. Perso dopo mezza puntata. Sì. A metà della cosa. Allora intanto io dico anche alle persone presenti che se poi per la fine della puntata, che ci siamo quasi secondo me, avete delle domande, ne prenderemo due o tre dal pubblico. E poi invece volevo dire a Stefano Rapone, qual era l'altra cosa che avevamo detto in motorino che dovevamo parlare? Non mi ricordo. Io. No, volevo chiedere se... Siccome tu hai mangiato? No. Voi avete mangiato? No, mica si mangia da Zalib. Che ci ordiniamo una pizza magari adesso. Vabbè, adesso abbiamo finito. Ma che cos'è questo momento, Stefano?
Cioè, questo momento Just Eat, ma vi paga Just Eat? No, cioè, che avete se... lo sponsor di Deliveroo. No, è l'unico motivo, noi abbiamo fatto questa cosa con noto fornitore di energia. No, che c'ho fame, quindi penso, se mo finiamo di fare questa cosa. Andiamo poi a mangiarci una pizza, come si fa fra... Andiamo dopo. Beh, di solito sì. Ah, vabbè, sì, no, sì, pensavo magari, cioè finiamo o ce la portano qua. Ma chi sei? Questo è il genere di cose che avrei potuto fare io, però. Sì, è vero. È pazzesco. Questi cali di zuccheri io ce li ho io. No, perché poi spesso devi controllare poi... la glicemia, per esempio, lo sai? Quella... Io c'ho la glicemia alta. Ah, io pure ho fatto un'analisi. Sì. Come va la glicemia? Bene. Era un po' alta, effettivamente. Lo vedi? Ma tu sei... Ti sei mangiato i danesi. In Tunisia. Ma qui li mangiamo dopo. Dopo, no, sì, no, questa era già una domanda, ok, questa già. Ma c'è anche questa, quindi voi come mangiate? Cioè che senso? Nella vita? Sì. Con la bocca? No, che cosa, cioè tipo tu... Stefano sta invecchiando questo... No, sì, no. Sembra il podcast di mio nonno. Perché, cioè, perché ovviamente mo... cosa mangiamo dopo le serate? No, dopo le serate. A casa? Nella Stefano vita quotidiana. Come fate ad avere questo fisico da titani? Nella guarda vita come quotidiana. Sono seduto il titano, la schiena, cioè, muscolatura. Secondo me, come avete delle case diverse, avete anche un regime alimentare diverso. Io ho il regime alimentare di ma in realtà no, ultimamente ci sto un po' più attento, che sennò muoio, e quindi per forza devo mangiare un po' più di verdure, un po' meno tardi se si può e un po' meno porcate. E io non ho il problema che tu con dolci, quindi già quello me lo sono tolto. Però c'è un problema con le caramelle gommose. Madonna. Totalmente incontrollabile. Io ho mangiato 7 salsoda prima di andare a letto, i denti che mi urlavano. Sì, fuori controllo proprio. Non... Fai là. Sì, una dietro l'altra, zicariano i denti e il filo interdentale dice a che servo? No, ma io mi ricordo quando andavamo quest'estate in giro, agli autogrill ci fermavamo, io prendevo tipo il sacchettino di... mix natura no berasco, quello con le mandorle, le nocciole, lo zenzero biologico. Luca Ravenna prendeva un sacchetto di orsetti di gomma che avrebbe ucciso un cavallo e se lo mangiava in viaggio così, cioè sì, non ho mai visto una persona normale io, cioè, se l'Aribo ci sta ascoltando e ha voglia di investire, io ci sono. Sì, perderemo un comico promettente, molto bravo, però l'Aribo lo ucciderà. Io ci sono. Perché io ho questa teoria su come andare di corpo, per cui devi costruire una casa al contrario. Sì, è una teoria ravenniana. Esatto, devi costruire una palafitta al contrario. Okay. Però di merda. Esatto. Leggerissima, cioè, quindi, sotto e pesantissima sopra. Quindi l'ultima cosa sono le caramelle gommose. Esatto, che gli danno il tocco proprio. Sono tipo il collante, le caramelle gommose, esatto, che solidificano, esatto, il tutto. Allora, mi parli di questa piramide, perché se c'è un argomento che mi interessa molto è la cacca. Sapevo, avevo dubbi, stavano aspettando tutti prima di cena. Siamo tutti d'accordo, penso. La teoria è di costruire una piramide al contrario. Io sono convinto che sia un tubo. La piramide rovesciata, come il libro sul calcio, sulla tattica di calcio. Esattamente. Però... Cioè, devi mangiare poche fibre e qualcosa di acido. Poi un pugno di proteine. Che cos'è qualcosa di acido? Tipo un arancio. Limone, no? Verdure, del limone. Spinaci, cioè... e limone. Spinaci con limone. Vabbè, buono. Così, e poi sopra ci metti il carico da 90, che è una pasta o i fagioli col pecorino, una cosa pesante, la carne, e poi sopra vai a mettere la parte esplosiva, che gli dà, possono essere caramelle, la salsoda, dell'alcol, per esempio, che impregna tutto quanto. Certo. In effetti io mi sto cagando addosso anche solo mentre lo racconti. A sentire. Perché la mia teoria è che sia un tubo unico collegato dalla bocca al resto. Credo che la teoria quasi... dall'altro si corrisponda. No, dritto. È tipo una scopa. Esatto. È tipo un tunnel che collega la Nuova Zelanda all'Italia. Copenaghen a Malmo. Il tunnel sotterraneo. È tipo degli ingredienti. L'hai descritta come se fosse un piatto prelibato. Questa cosa. È la mia dieta quotidiana. Madonna. Bene. Il caffè, tantissimo caffè, innaffiare, indebolire le pareti di questa costruzione. E ogni tanto sull'organismo anche dei drummini di tabacco. Un paio. Quello per fare un po'. Quattro. Per fare un po' di shadow boxing. Esatto, diciamo. Il tabacco aiuta sempre a far tremare un po'... Le impalcature della palafitta già costruita, esatto, al contrario. Alla haitiana, mi piace dire. Questo ci bello, sta. Bello. A questo punto, scusate, ma mi viene da chiedere, Stefano, tu cosa mangi? No, lui non ha detto ancora, Edoardo, cosa mangi? Ma io mangio, cerco di mangiare bene, cioè mangio, diciamo... Io mangio molta pasta, però, questo devo dire la verità. Io mangio un botto di pasta, ma tipo... Che anche cose che stupiscono, cioè io comunque a mezzanotte mangio la pasta, che non andrebbe fatto. Confermo. Non andrebbe fatto.
però allo stesso tempo dice che è meglio mangiare la pasta a cena che a pranzo. No, sì, ma il mito non diceva no, e adesso invece no, adesso invece hanno cambiato. Sì, sì, sì. E, no, mangio verdure, però allora devo dire, a discolpa di Luca, lui mangia molte verdure, cioè lui tipo dopo lo spettacolo si mangia un'insalata. Se io mangio solo un'insalata, mi sveglio alle 3 di notte che mi posso mangiare il cuscino in cui sto dormendo. Cioè io comunque devo mangiare. Poi cerco di mangiare bene, mangio sì poca carne rossa, molta carne bianca, cerco di mangiare, faccio colazione bene, colazione faccio un equilibrio dolce-salato. Considerate ragazzi, sono un uomo sposato anche, quindi comunque ho una moglie che impone alcune cose. Meno sulle quali non ho alcun diritto di parola, esatto, si prende cura di me, io mi fido e diciamo generalmente demando a lei tutto ciò che è. Ogni tanto si cambia dieta, io non ho potere di parola, su cui non so nulla, mi fido e va bene. Cioè, Cecilia ti dirà solo McDonald's tutti i giorni. Prima o poi tu stai aspettando sì, quel no, giorno. Vero, sì. Oh, da adesso in poi andiamo al Mac pranzo e c'è. Sì, lo sapevo. No, in realtà Cecilia sogna di andare a un McDonald's da anni. Sono io uno scassacazzi che tipo non vado mai al McDonald's. Sì, perché ho letto un libro nel 91 in cui c'era scritto che il McDonald's faceva male e ho smesso di andare al McDonald's. Adesso invece fa perché benissimo. Sono pazzo. Sì, 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 sì. Cioè la serata, la girls night di Cecilia con le amiche è andare al McDonald's, capito? Perché non ha lo scassacazzi. Esatto. Ci sono andato giovedì sera dopo la serata a Padova a Hall a luna di notte, e probabilmente è stata, se lo dico davanti alle te, è l'ultima volta che l'ho fatto a quell'ora, perché la mattina dopo volevo smettere con la stand up comedy. Volevo non salire mai più sul palco nella mia ma vita. Che cosa hai mangiato? Ho preso il Grand Big Mac, che è tornato, ma che è una fregatura perché è solo pane più grande e salsa più grande. Sì, non quello che voglio, io voglio quella carne sana, cremonina. Sì, sì, Mac. Sì. 6 McNuggets, una coca grande, patatine grandi. Sul piatto non è rimasto niente. Mia madre avrebbe detto bravo. Sì, non è rimasto nulla. Con l'Happy Meal nel 1994 quando avevi 7 anni. Nel 2021 anni. L'ho divorato senza dire una parola. Poi sei andato a dormire, è passata una bellissima serata. Alle 5 ero sveglio e secondo me Morgan nella sua vita non si è mai svegliato, non è mai stato così di notte. Sì, sì. Io sono stato un inferno, veramente. Ma guarda anch'io, cioè se io mangio questa cosa alle 4 di mattina ho un'acidità nello stomaco, sì, che sì, posso alimentare una turbina eolica, posso illuminare una città con l'acidità che ho. E il Grand Big Mac l'hai preso perché ti ha ingannato Gali con le sue pubblicità? Gali, ricordiamo Gali, il più grande Giuda della storia. Beh, cosa ha fatto quanto Gali? Milanista, certo. No, io Gali che qua, quanto Gali che io ho visto live, un grande totale. È impossibile fisicamente vendersi più di Gali. Cioè, come fai a venderti più di uno che il video finale, il video musicale di Walla finisce che lui attraversa il deserto in moto e vede il McDonald's all'orizzonte. Questo è il suo video musicale, è uno spot di Mad Men. Ma non era una critica? Dici che era una critica? Non so, finisce col Big Mac in mano o guarda? No, finisce che lui attraversa il deserto e poi alla fine del deserto la luce in fondo al deserto è il McDonald's luminoso di Corso Francia. Non so se è quello di Corso, non so se è quello di Corso Ronald Francia. Ronald McDonald. Però è quello. E quindi il suo video musicale è uno spot nel McDonald's. Ora vorrei essere al posto di Gali, sì, però poi a quel punto dici io sto con Salvini. No, non è vero, una gag. Però ecco, Gali che... Mo su YouTube 10 minuti di Io sto con io Salvini sto con di Stefano Rapone. Io sto perché con l'ha detto Daniele Dinti. Perché lo devo dire? Comunque, perché siamo inquadrati in due. Non c'è bisogno di fare 10 minuti. Lui è il mio, si chiama? Morisi. È quello che Morisi. Però Morisi però è eterosessuale. Morisi è eterosessuale che non si droga, quindi c'ha solo le idee estreme, solo problemi, esatto. Solo politicamente estreme. Mazza una serie HBO The Young Morisi con Stefano Rapone. Della parte di quando che era etero, prima di scoprire tipo... il piacere dell'omosessualità. Ma poi Morisi è omosessuale oppure è solo un ragazzo che vive la sua aveva vita? Voglia di vivere è un ragazzo che vive la sua vita, secondo me manco si droga più di tanto. Secondo me, guarda, l'unico problema era aver rotto così tanto il cazzo agli altri. Per no, il resto. Ma che cioè, ogni tanto ha fatto l'amore anche con degli uomini, ogni tanto ha fatto uso di cocaina. Oh. Voglio dire, chi è senza peccato. Però è contro l'aborto. Quella è pure. Però, ma infatti, cioè, i problemi sono quelli. Morisi i problemi signorini. Di Morisi sono le idee, non so i vizi. Una cena che ho poi... molta voglia di fare, quella con Morisi e signorini. Tavolo prenotato dove? Podista. Morisi e signorini? No, Morisi, signorini, Ferrari, dove si prenota?
alla Baia a Fregene. Okay. Andiamo lì. Arrivi. Pranzo o cena? Pranzo, pranzo, meglio, meglio. Per no, cerchi un poi, po' di margine prima che tramonti il sole. Per fuggire. No. Tu arrivi, arrivi e li trovi già seduti? Sì, arriva e sta, Edoardo, vieni tesoro, ti stavamo aspettando. Chi è dei due questo? Sono intercambiabili, credo. Credo che sia, no, credo che sia Signorini. Ok, Signorini e pure Morisi. Allora ci porti una tartare di cernia, una di tonno e una borta. Il cameriere è Rapone? Il cameriere è Stefano Rapone, sì, esattamente. Abbiamo finito la cernia. C'è rimasto solo l'ultima cosa che hai detto. Senta, io avrei voglia, insieme a questi due gentiluomini, se mi può portare dei cocktail per cortesia senza droga dello stupro dentro. Però c'è una sedia vuota e ti chiedi ma chi è la persona che manca? Ed è Daniele che è stato tirato in mezzo come bull in questa serata. Arrivo in ritardo perché in SH fino a Fregene è lunga. Oh, eccomi Edo, che c'è? Ecco. C'è un lavoretto da fare? Sì, no, cercavo giusto rinforzo. Facciamo una serata alle mura, che dobbiamo fare? Allora, con i signori stavamo parlando di quanto fa ridere il duce. Se ti puoi sedere con noi. Dico, mi siedo, ma voi avete ordinato, ma Maurizio non ha mangiato niente, ha ordinato e basta, come mai? Ah, deve fare pipì di nuovo? Ed ecco sì, 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 sì. È un bel pranzo però. Se tu mi invitassi io ci verrei. Va bene. Bello il ritorno poi di voi due insieme in macchina muti. Esatto. Col podcast vengo anch'io. Edo, comunque potevi darmi un heads up, un messaggio locale di avvertimento. Invece, intanto Rapone che conta i soldi del stavo pranzo. Pensando, tipo oggi, no? Una cena con Berlusconi, per magari dire, no? No, ma cioè, presidente? Davvero, ragazzi. Ormai. Cioè, sarebbe tutto perdonato. Ma, cioè, in che senso? Ma prima di tutto non c'è niente da perdonare. Ma non c'è nessuna condanna, cioè, a cena. No, no, nel senso, no, quando eravamo giovani, no? Cioè, immagino tutti quanti, Berlusconi, a casa. Berlusconi, certo. Oggi, se fosse qua, ma c'è magari c'è casca. No. Capito, se Berlusconi venisse ospite in teoria, non avrei una parola negativa da dire. No. Neanche devi una. Devi mettergli il bavaglino fanculo patriarcato. Patriarchi anche a lui, sì. Cioè, Roma che gli dice, beh, dici, basta, cioè. Basta, che gli ma dici? Quella storia ma di... non dici niente, sai ascolti, cosa? Ascolti. Io gli chiedo scusa a Silvio, gli chiedo scusa per quelle brutte manifestazioni al Mamiani che ti abbiamo fatto. Scherzavamo. Ma a parte scherzavamo, che se Silvio metti Silvio Berlusconi in questa situazione, prende il microfono all'inizio e noi usciamo da là che lo votiamo tutti. Immediatamente, tutti pronti ad andare in cabina a si votare. Ricambita, sì. Madonna, comunque, ragazzi. Un maestro della favela, cioè proprio. E beh, oh. Cioè, chi se non lui? Chi se non lui? Dove lo porteresti a cena, Stefano? Berlusconi, sì, a cena da Chopstick 2, Stefano. Sì, ricorda, sì, un Giappone. Five Guys a Termini. Buono, prezzi danesi. Sì, sì. Cioè, sono stati molto. Sono andato alto, sì, 15 così, euro, sì, sì, tipo 13 euro per una cosa così. Beh, però siamo calmi. Sì, molto buono, però meglio Gasolin Burger a Copenaghen. Vedi, dove lo porti? A mangiare una bella carbonara a Trastevere, così, che sembra un po' una cosa dove proprio te inculano, sì. Cioè, no, però non turistico, uno buono, dai, io dove mangio bene da Carlone, che salutiamo, nome rassicurante. Io non lo conosco, sì, da Carlone. No, sapete, vi dico, mo ci andiamo, non so se si è spostato, stava in Via della Luce a Trastevere. Ah. Era tipo questo signore, come mai andavi proprio in Via della Luce? Mi ricordava qualcosa che mi ispirava quello. C'era un motivo per cui, okay. E lui era bello perché aveva i baffetti come olio, diciamo. Però si mangiava molto bene questa carbonara. Poi spesso c'era quella cosa che te la servivano nel, come si chiama, nella forma. Ma di che volgarità, nella croce celtica. Che cos'era quella? Era una forma di formaggio, formaggio con due forma di salò. Due cose, insomma. Che... e quindi io e Berlusconi lo vedo là, insomma, carino, gli accarezzo la mano e gli dice andrà a lume tutto di bene. Candela andrà tutto bene, e parliamo dei nostri amici comuni, certo, come Travaglio, non lo so. Ah, è vero. È vero, la cosa più Travaglio bella che lui ha fatto fu la gag quando... E lì è quando lui mostrò, capisci, di essere il più grande statista. Ah, uno nei commenti su Instagram ha detto puliscili la sedia come al Travaglio. Quando ho detto che venivate, bello, non bello, me la sono bello sentita. Allora,
Io adesso, se ci sono le domande del pubblico, ci hanno tutti freddo, giustamente. Giustamente, voglio una. E se no, io a questo punto chiuderei la puntata. Abbiamo fatto no, due ore. Tipo. Due, due ore di puntata. Di sì, Chappelle, sì. Ah, sì, vi ricordate? Avevo detto, vedete, siete visti Dave Chappelle, parliamo di Dave Chappelle. Ah, sì. Però sì. Per la prossima, prossima volta. Volta. Prossima volta. Prossima ma stavo pensando a questa, tipo, Freaks Out l'avete visto, no? Certo. Che? Freaks Out. Sì, sì, certo. Bello. A me è piaciuto. Sì. Come no? Ma che sta a dire? Oh, gusti, oh, cazzo vuoi? Non ti gusta. Ma che cazzo dici? Ma non è piaciuto. Fino a litigare. Vabbè, ma scusa, chiedi ti è piaciuta una cosa, uno ti dice no, finiamo a litigare. Sì. Che modo è di fare certo. Un dialogo? Ma poi scusa, quando Luca non ci mi ha è scritto... piaciuto, sono contento che abbia riportato il cinema all'interno della discussione di molte persone. Ti è piaciuto? Sì. Anche bello. A me. Quando Luca ci ha scritto in chat, avete visto Freaks Out? Io avevo detto no, lui ha detto allora aspetto che lo vediate prima di parlarne e tu pensavi che fosse entusiasta. Sì. Ma come, scusa? No, beh, sono gusti, cioè, vabbè. Era stracredibile, cioè, nel senso... Vabbè, era bello che... Io penso l'abbiano fatto per vendere all'estero, no? Che ci hanno messo come cattivi i nazisti. Certo che è una cosa tipica sì. Di Roma che non ci fosse neanche un fascista. Noi fascisti? No, perché comunque era dopo l'armistizio. Quella è dopo, no, quella è dopo. Giusto, scusate, stupido io. Però quanto sarebbe stato bello se ci fossero stati come cattivi... I fascisti. I fascisti. Sarebbe stato figo. Certo. Certo, sarebbe stato incredibile, sarebbe però stato... purtroppo no. Il fascismo non è per tutti. Devi saperci scherzare. Bellissima certo. Frase questa. Grazie. Logline. L'ho letta sul libro di Scurati, credo. Penso, penso non sia mia. Sicuramente sapete perché non è il fascismo per me. Questo ci tengo a dirlo. No. Nessuno monterà questa cosa che hai detto. Questo momento? No, non lo merito. Però tu dici con i fascisti sarebbe stato più bello. A me è piaciuto anche con i nazisti. Io pianto. Sì, sì, sì. Lo dico per però era più, so, era più. Visto che ci hai messo i partigiani comunque, no? Ci sì. Hai messo tutte cose. Famosi partigiani calabresi. Esatto, quello ci ho volato. I partigiani meridionali adorato. Beh, ci saranno stati. No, no, ci sono stati. Barbero no. Dice che ci sono dice? Stati. È stato un momento che ha unito. No, che ha unito anche. Che chiaramente la maggior parte erano piemontesi, però poi. Ci stavano anche quelli dal sud cioè, che si chiamavano con i nomi dei giornaletti. Con i nomi dei giornaletti? Sì, perché erano le uniche cose che unificavano culturalmente l'Italia, erano i comics che giravano sui giornali, quindi si chiamavano tipo, non lo so, Fulmine o i nomi di altri personaggi. Come, di nuovo, come Iacovitti si chiamavano, partigiano. Non mi ricordo. Benito. Salutiamo Iacovitti, uno dei grande. Due migliori Benito d'Italia. Forse su questa ennesima apologia andiamo in questura. Andiamo a mangiare da Carlone. Esatto, andiamo a menarci davanti a un piatto memamo, di pizza. Allora, fate un applauso a Edoardo Ferrari e Luca Ravenna. Grazie a tutti, grazie ragazzi. Mille. Grazie mille. Grazie in bocca Daniele al lupo Stefano col vostro per podcast. Questo invito. Crepi il lupo, grazie mille. Crepi il lupo, in bocca al lupo anche a voi. Grazie, grazie mille. Anche a Zali, Baddedo, a Gabriele, a Stefano Rapone e grazie a voi che siete venuti qua. Ci vediamo alla prossima ciao. Puntata. Ciao. Ciao.